Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri che si è tenuto a Palermo il 24 maggio del 2004. In aula ascolterete un'altra parte della requisitoria del dottor Ingroia. Buon ascolto. Presidente, signori giudici, riprendo lì dove sono stato fermato dal Presidente alla scorsa udienza, cioè con un argomento non completato ma quasi prossimo appunto alla conclusione, cioè riprendo questa premessa di sintesi relativa alla vicenda che ci occupa per il segmento finale, diciamo quello degli anni 90, che va dalla fine degli anni 80, dalla seconda metà degli anni 80 ai giorni nostri, e avevo appena, la scorsa udienza, avevo appena concluso dicendo che la vicenda politica dell'imputato, del senatore Dell'Utri, non costituiva affatto l'aspetto principale di questo processo nella storia dei rapporti Dell'Utri con Cosa Nostra, e diceva appunto tale vicenda costituisce tutto sommato soltanto una parentesi, un segmento di un percorso ben più lungo. E avevo iniziato facendo riferimento al fatto che appariva invece, appare al pubblico ministero, e il pubblico ministero lo affermava non per gusto del paradosso, ma perché, nonostante ciò possa forse apparire strano a chi non conosce le carte di questo processo, ma invece è proprio fondato sulle risultanze, che invece affermava essere più rilevante per certi versi la vicenda rispetto alla cosiddetta vicenda politica del senatore Dell'Utri in questo processo, la vicenda Cirfetta-Chiò, la cosiddetta vicenda Cirfetta-Chiò, lo chiamava così. Una vicenda anch'essa collocata alla fine degli anni 90, ma che dimostra, direi, in modo lampante la capacità inquinante dell'imputato in questa vicenda, scoperto nel mezzo di un gravissimo tentativo di inquinamento probatorio, di un inquinamento probatorio relativo proprio alle prove di questo processo. Una vicenda che ha peraltro evidenziato anche un particolare aspetto di quell'adoperarsi del senatore Dell'Utri in favore di Cosa Nostra, che abbiamo detto costituisce il leitmotiv della condotta contestata all'imputato. Il tentativo cioè di porre in essere un disegno che per certi versi, nei limiti e nei termini che ora spiegherò, un disegno che potremmo definire destabilizzante. In che senso? Nel senso che questo tentativo che pose in essere il dottore Dell'Utri, se fosse veramente andato in porto fino in fondo, avrebbe cagionato un contributo rilevante al rafforzamento, al consolidamento, assai rilevante, al rafforzamento, al consolidamento del potere dell'organizzazione mafiosa, perché avrebbe causato definitivamente per sempre la totale destabilizzazione della valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori, la totale destabilizzazione del principio della convergenza del molteplice, quel principio sul quale si è fondata l'architettura probatoria di quel capolavoro giudiziario che fu il maxi processo alla mafia, che ci sia consentito, aprendo una parentesi, ricordare proprio in questi giorni nei quali si celebra il 12° anniversario della strage di Capaci, e per il quale ci sia consentito un commosso pensiero a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e ai caduti di quella strage. Quel principio, dicevo, quel principio, il principio della convergenza del molteplice, poi ereditato, fondato con quella sentenza, con il maxi processo, poi ereditato dall'articolo 192 del codice di procedura penale, e sul quale appunto l'articolo 192 è fondato.
Perché ho detto questo? Perché dico che questa, la vicenda Cirfetta Chiofalo è per certi versi più rilevante dell'intera vicenda, tra virgolette, politica, l'avventura in politica del dottor Dell'Utri fino al nostro processo. E perché ho parlato di disegno destabilizzante? Qual era? In che senso? Non è, diciamo, per gusto della drammatizzazione voler appunto fare riferimento alla... a tali effetti di stabilizzazione, il principio della convergenza è molteplice con riferimento al maxi processo e per il gusto appunto della spettacolarizzazione della propria requisitoria, il pubblico ministero lo dice, ma perché questo obiettivamente era l'obiettivo che cercò di realizzare l'imputato Dell'Utri in questa vicenda? Quale obiettivo? Creare una schiera di pentiti o soggetti accreditati come tali che accusasse un nutrito gruppo di autentici collaboratori di giustizia sentiti in questo processo, al fine così di mettere in crisi dall'interno il principio della convergenza del molteplice e di conseguenza quindi minando alle sue fondamenta l'affidabilità di tutto il sistema imperniato sulle dichiarazioni collaboratorie. Dell'Utri, insomma, in questo come in altri casi ha cercato, come i mafiosi dicono, di prendere due piccioni con una fava, risolvere i suoi problemi giudiziari in questo processo e risolvere un problema eterno dell'organizzazione mafiosa, un problema eterno di Cosa Nostra. Perché? Qual è il più formidabile sistema che possono trovare le organizzazioni mafiose per fare saltare in modo definitivo lo strumento processuale della collaborazione alla giustizia? Non è certamente l'eliminazione fisica del collaborante, che si risolverebbe ormai nel classico rimedio peggio del male, un vero e proprio boomerang, sia perché renderebbe pienamente utilizzabili col sistema delle letture le dichiarazioni già rese dal collaboratore al pubblico ministero, sia perché costituirebbe un implicito riconoscimento dell'efficacia e della indispensabilità di questo strumento per il contrasto alla criminalità di tipo mafioso. E del resto l'effetto controproducente per la mafia di azioni delittuose dirette, come lo sterminio dei familiari di due collaboratori storici come Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia, ha indotto da tempo l'organizzazione mafiosa ad abbandonare questo tipo di scelta strategica di scontro frontale col fenomeno. A maggior ragione, possiamo aggiungere, in epoca come questa, in epoca di strategie della sommersione come quella adottata negli ultimi 10 anni dalla gestione provenzaniana di Cosa Nostra. Sicché ciò premesso, ciò tenuto conto e tenuto conto quindi l'impraticabilità di altre vie, fermo restando che i collaboratori di giustizia rimangono sempre eterna spina nel fianco per l'organizzazione mafiosa, si è dimostrata questo intervento, questo disegno ordito dall'imputato nella vicenda Cirfetta Chiofalo si è dimostrato in perfetta sintonia con le nuove strategie della mafia, perché si è imputato, ha cercato di realizzare quanto era stato preannunciato peraltro negli anni passati da numerosi collaboratori di giustizia: l'utilizzo di falsi pentiti per smentire i veri collaboratori di giustizia al fine di creare un polverone così da neutralizzare quello che è stato uno dei più efficaci e irrinunciabili strumenti a disposizione del contrasto del potere mafioso. Cosa, infatti, poteva apparire più efficace agli occhi di Cosa Nostra, specie in un momento in cui, alla fine, dicevo, degli anni 90, il momento in cui appariva a Dell'Utri più difficile ottenere una modifica in sede legislativa dell'articolo 192 del codice di procedura penale? Cosa poteva fare Dell'Utri per neutralizzare di fatto la validità del principio giuridico della convergenza del molteplice? Nulla di meglio poteva esserci che un caso, il più eclatante possibile, di due schieramenti contrastanti di dichiarazioni incrociate di collaboratori. Da una parte le dichiarazioni incrociate, convergenti dei collaboratori di giustizia di questo processo, di cui abbiamo parlato, di cui continueremo a riferire, e dall'altro creando artificiosamente uno schieramento di dichiarazioni incrociate fra loro, convergenti fra loro, di collaboranti
o presunti tali, che dicevano invece che tutti gli altri collaboranti si erano messi d'accordo per calunniare ingiustamente l'imputato dell'Utri. Convergenza molteplice perché nella impostazione del disegno, dell'obiettivo, convergenza molteplice perché deve valere, deve funzionare ai miei danni, non deve valere, non deve funzionare a mio favore. Se costituiscono riscontro fra di loro le dichiarazioni dei collaboratori che mi accusano, debbono valere come riscontro fra di loro le dichiarazioni dei collaboratori che mi scagionano. Questo è il ragionamento elementare, ma ben studiato a tavolino, con una sua forza suggestiva e apparentemente persuasiva, che, come dicevo, non è soltanto un favore che Dall'Utri avrebbe fatto a se stesso, ma un favore che avrebbe fatto naturalmente anche a Cosa Nostra, se sol pensiamo agli effetti che avrebbe potuto avere a catena in tutti gli altri processi in cui collaboratori importantissimi come Francesco Di Carlo e Onorato Francesco fossero, in particolare, fossero stati delegittimati, fosse emersa la prova falsa, la prova artificiosamente studiata a tavolino della loro inattendibilità. Un progetto quindi criminoso, raffinato, per certi versi geniale, che però ha rivelato alcuni suoi punti deboli, direi inevitabili. E il primo e più importante di questi punti deboli è un vero e proprio vizio di origine, il vero, come dire, tallone d'Achille di questo piano criminoso. Perché la sua fragilità deriva dalla, evidentemente imprevista dall'imputato o comunque sottovalutata, tenuta del principio di cui l'articolo 192, dalla piena affidabilità invece del meccanismo applicativo dei criteri valutativi dell'articolo 192, che contrariamente a quanto da taluni si vorrebbe far credere, e forse davvero erroneamente credono, non consente affatto l'automatica attendibilità delle dichiarazioni di più collaboratori quando queste convergono, ma che anzi pretende la minuziosa ricerca e acquisizione di riscontri anche obiettivi alle dichiarazioni. Non basta insomma che le dichiarazioni convergenti e vi siano dichiarazioni convergenti, che le dichiarazioni convergano perché siano attendibili, occorre che superino brillantemente il vaglio della verifica di tutti gli altri riscontri. L'abbiamo detto anche alla scorsa udienza, parlando in riferimento ad altri temi, la prova non è un'operazione aritmetica, non basta sommare tanti fattori per ottenere un risultato probatorio positivo, non basta la somma delle dichiarazioni di più collaboranti per fare una prova, perché occorre che il risultato di questa somma sia inserito in un contesto di elementi che confermino l'attendibilità di queste dichiarazioni. Ebbene, la verità è che Dell'Utri, quando ha studiato a tavolino questo piano, ha sottovalutato la validità del meccanismo applicativo dei criteri valutativi dell'articolo 192. E in particolare ha sottovalutato il correttivo costituito dal principio del libero convincimento del giudice, del prudente apprezzamento del giudice, che fa da argine alle iniquità che potrebbero derivare sia in senso favorevole all'accusa che in senso favorevole all'imputato da qualsiasi forma di prova legale. Dell'Utri ha sottovalutato il fatto che non basta creare riscontri artificiosi costituiti da altre dichiarazioni confermative ma fasulle. La verità finisce per venire a galla, e sarebbe venuto a galla, così come effettivamente è venuto a galla, che le dichiarazioni di Di Carlo e degli altri collaboranti che Dell'Utri intendeva delegittimare erano veritiere, e che invece le dichiarazioni di Cirfeta erano false, che le dichiarazioni di Carlo non erano confermate soltanto dalle dichiarazioni di altri collaboratori ma da tante altre risultanze, mentre quelle di Cirfeta erano smentite non solo dalle dichiarazioni di Di Carlo e di altri collaboratori, ma anche da numerose altre risultanze obiettive, sicché questo deficit probatorio rispetto alle dichiarazioni di Cirfeta non poteva essere colmato creando artificiosamente e falsamente dei riscontri fasulli. La verità è forte, e la potenza della verità la spinge in superficie, la costringe alla fine a venire a galla.
Dell'Utri, insomma, si è dimostrato anche in questa vicenda sicuramente assai abile, direi quasi un mago, perché era riuscito con un colpo solo a risolvere il proprio processo truccando le carte e contestualmente riuscendo anche quasi a delegittimare i pentiti e riuscendo quasi a mettere in crisi la validità del principio della convergenza del molteplice, così riuscendo ad agevolare anche sotto questo profilo l'intera organizzazione mafiosa in senso irreversibile e irrimediabile. Dell'Utri, insomma, era quasi riuscito a realizzare quel che l'intera associazione mafiosa non era riuscita ad ottenere in 10 anni, riuscendo quasi a realizzare un obiettivo così importante per l'associazione mafiosa che ne giustificò, abbiamo parlato anche alla scorsa udienza, da giustificare la rottura dell'alleanza con i referenti politici tradizionali a causa dei ripetuti fallimenti, soprattutto nell'aggiustamento del maxi processo. Dell'Utri, insomma, stava riuscendo a realizzare il sabotaggio dei principi fondanti i processi di mafia, prima fra tutti il maxi processo. Verrebbe da dire un vero genio, un'intelligenza, ahimè, forse è meglio dire un'intelligenza sprecata. Peccato per lui che, seppur per caso fortuito, venne colto sul fatto, tanto che l'autorità giudiziaria di Palermo, e segnatamente il GIP di Palermo, ne dispose la custodia cautelare in carcere. Poi, come è noto, la Camera dei Deputati negò con una risicata maggioranza l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza, ma questo, come suol dirsi, è un'altra storia. E allora, chiudo così questa, la premessa che avevo iniziato la scorsa udienza, ribadendo quindi che di tutti questi temi parleremo nel prosieguo della requisitoria per abbracciare quest'arco temporale che va dalla fine degli anni 80 fino ai giorni nostri, un decennio durante il quale i due imputati, Dall'Utri e Cinà, hanno mantenuto stretti rapporti all'organizzazione mafiosa, hanno interpretato in modo costante il proprio ruolo di ambasciatori presso il gruppo imprenditoriale finanziario facente capo a Berlusconi, pronti ad agire per soddisfare i bisogni contingenti dell'organizzazione mafiosa e adoperandosi per realizzarne la finalità anche al di là di questo loro ruolo, anche al di là dei loro rapporti con Cosa Nostra, come soprattutto per Dell'Utri Ciovale, come dimostra, ne parleremo fra breve, la vicenda standard, rispetto alla quale i rapporti di Dell'Utri con Cosa Nostra e il suo adoperarsi in favore di Cosa Nostra prescinde da Gaetano Cinà, e addirittura prescindendo anche dal suo ruolo rispetto alla Fininvest, come dimostra la vicenda Cirfeta-Chiofalo, di cui parleremo oltre, che nulla a che fare con il suo ruolo di mediatore presso il gruppo Fininvest. Tutto quel che ho detto alla scorsa udienza è stato soprattutto, e come dicevo, una sia pur rapida valutazione e rassegna delle considerazioni che il pubblico ministero ha fatto e farà su queste vicende che ci occuperanno negli anni, dalla seconda metà degli anni 80 sino ai giorni nostri. Come avevo detto prima, la necessaria sinteticità di quell'esposizione, la necessaria panoramicità, diciamo, del punto di vista assunto in questa premessa è andato, e non poteva non andare, a discapito della analiticità e precisione nella valutazione delle singole elementi di prova. Cercherò sempre con il massimo sforzo di sintesi possibile di qui in avanti a ripercorrere quindi, a affrontare quindi uno per uno i singoli temi oggetto già della premessa, esaminando le risultanze processuali e limitando proprio al minimo le considerazioni del pubblico ministero, proprio perché in buona parte sono state svolte e sviluppate in premessa. Nell'esame analitico delle risultanze probatorie, il collega che mi ha preceduto si era fermato, lo ricorderete, in premessa l'ho ricordato anch'io, e si fermava con la fine degli anni Ottanta. Ed è da lì che dobbiamo ripartire, però, perché costituisce premessa di tutta la storia che
prosegue poi negli anni 90 e soprattutto che si aggancia con quella che abbiamo detto, la cosiddetta avventura politica del senatore Dell'Utri in senso diretto o indiretto, nel senso che è nell'86, come ricorderete, cioè la seconda metà degli anni 80, come ricorderete, che Totò Riina studia una possibile nuova utilizzazione del rapporto con Dell'Utri a finalità, tra virgolette, politica, cioè in direzione di un referente, la ricerca di un nuovo referente politico individuato nell'onorevole Bettino Craxi all'epoca. Ed è di questo che rapidamente andiamo a parlare, con dei riferimenti sintetici al dettaglio delle dichiarazioni dei collaboranti, richiamate rinviando in parte alla memoria e in parte a cose già svolte, sia pur per cenni, dal collega. Dicevo, abbiamo già fatto cenno al fatto che alla metà degli anni 80 il nuovo capo di Cosa Nostra per l'epoca, Totò Riina, aveva deciso di mettersi nelle mani Dell'Utri, questo è il termine che lui utilizza con gli altri uomini d'onore, e ciò più che per motivi economici, per ottenere nell'interesse dell'intera associazione criminale nuovi sbocchi politici. In specie si è evidenziato come Cancemi Salvatore, che aveva una approfondita conoscenza e rapporti con Mangano Vittorio, tanto che era stato suo padrino quando Mangano Vittorio era stato combinato, fosse stato chiamato nel 91, uscito Mangano di prigione, proprio dal Riina Salvatore, che gli aveva intimato di dire a Mangano di non continuare a coltivare il rapporto con Dell'Utri. Ciò perché era di importanza vitale per tutta Cosa Nostra che il rapporto venisse gestito da lui. Cancemi aveva poi parlato con il Mangano, che recalcitrante aveva detto il Cancemi di averlo avuto sempre lui nelle mani, lui Dell'Utri, nelle mani, cioè a disposizione, e quindi diciamo cercò di fare in qualche modo resistenza rispetto a questa richiesta che gli fece Cancemi a nome di Dell'Utri. Si tratta delle dichiarazioni rese dal padre Cancemi in udienza del 26 gennaio 1998. La frase di Totò Riina detta a Cancemi è: ci devi dire a Vittorio Mangano che si deve mettere da parte, perché questa situazione di Berlusconi e Dell'Utri, questa situazione me l'ho messo nelle mani io e quindi la devo, perché è un bene per tutta Cosa Nostra. Tu dici così che si mette da parte. A questo punto Cancemi parla con Vittorio Mangano e dice: io ci dissi, Vittorio, per cortesia fammi questa, ci disse, tu lascia stare, quando quello mi dice che è un bene per tutta Cosa Nostra, che cosa ci vado a dire? Non ci posso dire più niente. Quello mi ha tappato la bocca. Vittorio Mangano si è ribellato, una vita che ce l'ho nelle mani, eccetera. I Cancemi, nel corso della medesima udienza, gli venne richiesta del pubblico ministero di precisare meglio il tenore delle sue dichiarazioni, ha dichiarato. Domanda del pubblico ministero: senta, questi rapporti quindi in che cosa consistevano? Questi rapporti che Riina si era messo nelle mani in che cosa consistevano con Dell'Utri e Berlusconi? Salto i passaggi intermedi, ma dice Cancemi: io mi ricordo più volte Raffaele Ganci ci portava soldi a Riina, che questi soldi a volte mi trovavo anch'io in via Lancia di Brolo, la macelleria di Ganci Raffaele, venivano da parte di Porto Pierino di Napoli, li portava Pierino di Napoli, ci portava e poi Riina li pigliava. Il primo appuntamento che c'era ci portava a Riina, facci avere a Nino Madonia, Biondino, la famiglia della Guadagna, eccetera. Domanda del pubblico ministero: lei ha detto che Riina disse che Vittorio Mangano si doveva fare da parte, in quanto che lo stesso Riina doveva gestire questo rapporto per il bene di tutta Cosa Nostra. Può specificare cosa significa questa frase? Sì, lui mi disse: Tuccio, questo è un bene per tutta Cosa Nostra, capisci che significa questa situazione, che ho le mani, che è un bene. È stato Riina, mi disse: Tuccio, tu capisci l'importanza della cosa. Quindi dice Vittorio Mangano si mette da parte, se non mi ricordo la pistola che ci ha regalato Stefano Bontade, eccetera. Dopodiché, a domanda del pubblico ministero, signor Cancemi, certo, per amore anche di chiarezza, perché oltretutto questa domanda è già stata fatta nell'ambito di altro dibattimento, perché lei inizia a parlare di persone importanti e poi parla di Dell'Utri?
nella circostanza a cui ha fatto riferimento anche il collega nella sua parte. Risposta di Ganci: quando io ho parlato che Ganci mi disse che il sottotuccio si era incontrato con persone importanti, allora, e poi io facendo il discorso di Luce e Berlusconi, che Rina mi ha mandato a chiamare, quindi ho detto attenzione che queste persone importanti non possono essere persone di Cosa Nostra. Rina mi parlò di queste persone che lui se l'aveva messo nelle mani. Domanda del pubblico ministero: questa persona importante di cui lei ha parlato il 18 febbraio del 94 è Marcello Dell'Utri? Cancelli Salvatore dichiara: io guardi, io devo rispondere sì, perché quando Rina mi dice a me, Totuccio, queste persone me l'ho messo nelle mani io, quando mi dice a me, Cancelli Raffaele, si è incontrato con persone importanti, per me sì, onestamente per me è così. Dopodiché, riguardo l'obiettivo e la finalità perseguita in questo rapporto, la finalità tra virgolette politiche cui facevo riferimento prima, Cancemi precisa più avanti, ricordo un'altra cosa, vedi che il Ganci, questo me l'ha detto il Ganci, che Sottotuccio tramite la Fininvest stava cercando di mettersi nelle mani a Craxi. Riepilogando, quindi Cancemi ha appreso, uno, che Rina si è incontrato con persone importanti. Fonte Raffaele Ganci, Ganci, capo mandamento della Noce, componente della commissione provinciale di Cosa Nostra. Due, che Rina aveva nelle sue mani il rapporto con Dell'Utri, fonte di ciò lo stesso Rina in persona. Tre, che Rina tramite i suoi rapporti con uomini della Fininvest voleva stabilire un rapporto stabile con l'onorevole Bettino Craxi, fonte ancora Raffaele Ganci. Questo ai fini degli aspetti, diciamo, che in questa parte della requisitoria stiamo esaminando. Rispetto a queste dichiarazioni di Cancemi, come abbiamo già detto, sono stati acquisiti riscontri di carattere oggettivo, desumibili innanzitutto al pagamento da parte della Fininvest di somme all'associazione mafiosa, conferma oggettivamente desumibile dal contenuto del famoso libro mastro della famiglia di San Lorenzo, in cui si descrive regalo Canale 5, la famosa annotazione di cui ha parlato anch'esso, anche di ciò il collega. Pagamenti che dimostrano la sussistenza di questo rapporto. E richiamo semplicemente quanto già si è abbondantemente esposto dal collega riguardo gli ulteriori riscontri desumibili circa i rapporti Dell'Utri Mangano e Dell'Utri Cinano. Ugualmente varie, numerose sono le fonti che hanno riferito anche in questo procedimento del voto che alle elezioni del 1987, alle elezioni nazionali del 1987, furono indirizzati da esponenti di spicco dell'organizzazione Cosa Nostra verso il Partito Socialista Italiano su preciso input proveniente dal vertice dell'organizzazione mafiosa e da Salvatore Rina in particolare. Voto che per la prima volta veniva dato con carattere di priorità assoluta e totale, dando specifica indicazione che bisognava votare e indirizzare le potenze elettorali al Partito Socialista e soltanto al Partito Socialista e nessun altro. Di qui talune perplessità espresse in particolare, come ricordavamo lo scorso udienza, da Bernardo Provenzano. Ulteriori riscontri, le dichiarazioni del Cancemi, riscontro logici, provengono dalla costante negazione da parte di Vittorio Mangano della circostanza di essersi incontrato con Dell'Utri anche in epoca successiva al 1989. E ciò nonostante questi incontri siano confermati da prove documentali, quali le annotazioni esistenti sulle agende sequestrate al senatore Dell'Utri, e da specifiche dichiarazioni inequivoche e precise rese dallo stesso Dell'Utri nell'interrogatorio del 26 giugno 1996. Ebbene, tutti questi elementi, le risultanze obiettive degli incontri e le dichiarazioni Dell'Utri, vennero contestate a Vittorio Mangano nell'interrogatorio del 29 giugno 1996. Ciononostante Mangano rimase su una posizione di totale negazione e resistenza, il che non può che avere una spiegazione, il fatto che Vittorio Mangano, al quale era stato dato specifico e preciso ordine da Salvatore Rina di interrompere qualsiasi rapporto con Dell'Utri, non voleva ammettere in alcun modo, neppure davanti all'autorità giudiziaria, neppure di fronte
alla prova provata che ciò era avvenuto, per timore di ritorsione dei vertici di Cosa Nostra, lui che uomo d'onore era e che naturalmente non poteva ammettere quindi davanti all'autorità giudiziaria di avere violato uno specifico ordine che gli era stato dato da Totò Riina. Il che quindi costituisce il riscontro sul piano logico dell'attendibilità delle dichiarazioni di Cancemi, e Cancemi che ci racconta di quest'ordine dato da lui personalmente a Vittorio Mangano per conto di Riina ed è l'unica chiave di lettura plausibile di questo sconcertante atteggiamento processuale del Vittorio Mangano. Tali circostanze, tutte queste circostanze, quelle che abbiamo succintamente richiamato dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, hanno ricevuto inoltre univoca e dettagliata conferma dalle dichiarazioni rese a seguito della loro decisione di collaborare da Ganci Calogero, figlio del Ganci Raffaele, che abbiamo visto essere una delle più importanti fonti di Salvatore Cancemi nelle sue dichiarazioni, e da Anselmo Francesco Paolo, anch'egli nipote di Ganci, cioè anch'egli legato dai rapporti di parentela con Ganci Raffaele in quanto nipote del Raffaele Ganci e sottocapo della famiglia della Noce, nonché Galliano Antonino, uomo d'onore riservato, poi diventato reggente della stessa famiglia. Ebbene, queste dichiarazioni riguardano anche un lasso di tempo, un arco temporale antecedente rispetto a quello di cui ha parlato Cancemi. Mentre infatti Cancemi fa riferimento al periodo che va dall'89 al 93, le dichiarazioni di uomini d'onore della famiglia della Noce riguardano il periodo 85-86. Ma è ancora più significativo proprio perché, sebbene riguardino un periodo diverso, non esattamente coincidente con quello riferito da Cancemi, vi è una obiettiva convergenza delle loro dichiarazioni con quelle di Cancemi stesso. E perché? La esaminiamo rapidamente. All'udienza del 9 gennaio 1998, Calogero Ganci ha riferito di aver conosciuto Cina Gaetano presso il Galliano e di aver saputo dal padre, Ganci Raffaele, che il Cina si era fatto latore di un messaggio di Dell'Utri relativo alle continue richieste di denaro che Pullarà facevano a Berlusconi, col termine tartassato, se ricordate. Il Ganci, ricevuto questo messaggio da Pippo di Napoli, lo aveva a sua volta riferito a Riina, il quale, così emerge la dichiarazione di Ganci Calogero, aveva disposto che solo Cina Gaetano si doveva occupare di tale contatto, ritenuto di vitale importanza, perché poteva portare a Craxi. Come si vede, quindi, due elementi significativi ed importanti che confermano la dichiarazione di Cancemi: il fatto che Riina decide che soltanto Cina deve occuparsi di questo rapporto con il Dell'Utri, il fatto che tale esclusività del rapporto nasceva da una precisa finalità di Salvatore Riina, la finalità era di mettersi lui personalmente i rapporti con Dell'Utri nelle sue mani, e la finalità ulteriore era quella di arrivare a Craxi per questa via, ed è esattamente quello che dice Cancemi. In più il Ganci riferisce di sapere anche l'episodio che Cancemi ci ha riferito, e cioè che all'inizio degli anni 90 Cancemi venne messo a parte di tale vicenda e gli venne detto di non far intervenire il Vittorio Mangano. Conferma quindi, direi, puntuale, precisa e specifica, il riscontro dettagliato e, come suol dirsi, individualizzante. E il passaggio preciso della dichiarazione di Ganci è quando dice: la cosa che so del Cina, il tono della voce è troppo alto, stentorio. Allora, dottore Cozzo ha dato un calcio al microfono. La cosa che so del Cina è che è stato lui la persona, diciamo, l'ambasciatore di una questione, è stato portatore di un malizia di Marcello Dell'Utri e che si era rivolto a Cina per aggiustare la situazione delle antenne televisive. Cina si era rivolto a Pippo di Napoli, Pippo di Napoli ne parlò con mio padre, che era il capomandamento, e mio padre, sapendo che era una ditta di Milano, ne parlò con il Salvatore Riina e disse, e Riina, diciamo,
disse a mio padre di non far intromettere a nessuno in questa situazione e di mettersi in mano di fare condurre questa situazione a Gaetano Scinà. Domanda del pubblico ministero: questa informazione lei adesso ha detto, le ha vissute personalmente o le ha ricevute qualcun altro e le ha detto, le ha riferito questi fatti? Gaggi dice: io l'ho vissuta personalmente tramite mio padre, perché io con mio padre, essendo il figlio del capo mandamento, ho appreso questa situazione, che il Cinà stava conducendo questa situazione. Anche perché io, apprendendo anche che Cinà era fuori di famiglia, ho detto: come mai, diciamo, il Cinà era... E mio padre mi disse: siccome è una persona seria, una persona di fiducia del di Napoli, abbiamo deciso di fargliela condurre a lui, anche perché questa situazione fu lui a portarla. Salto alcuni passaggi intermedi relativi alla questione del malessere e del tartassato, per venire, diciamo, agli aspetti di maggiore rilievo in questa parte della requisitoria. Ganci, come ripeto, lo scopo era allacciare i rapporti con Dell'Utri, perché arrivare a Craxi, io mi ricordo nel 1987 ci fu una votazione di tutta Cosa Nostra per votare a favore del Partito Socialista, e mi ricordo pure che il numero uno della lista dei socialisti era l'onorevole Martelli, e in Cosa Nostra ci fu ordine di votare tutti per il Partito Socialista. Poi è tornato sul tema, in sede di controesame, sulla domanda della difesa dell'avvocato Tricoli. Risposta alla domanda è: quindi la mia domanda è questa: perché ha fatto successivamente al 25 giugno, poi dopo, il nome di Craxi e Berlusconi, che sono fatti indimenticabili, che devono essere fatti immediatamente, eccetera? Risposta di Ganci: io ho fatto i nomi nel secondo verbale del fatto di Berlusconi e Craxi perché mi sono ricordato la circostanza che Salvatore Riina si è infuriato al fatto che, della conoscenza che Pullarà si tenevano per conto suo questi rapporti, mi spiego, e quindi mi ricordo che Riina si infuriò per dire: come mai Pullarà si tenevano per conto suo questa cosa, che questa impresa milanese era vicina a Berlusconi. Berlusconi è persona vicina allora a Craxi. Le dichiarazioni di Ganci Calogero, quindi, costituiscono sotto vari profili, dicevo, conferma le dichiarazioni di Cancemi. E lo stesso, valenza probatoria autonoma e di conferma delle dichiarazioni di Cancemi, hanno quelle rese da Anselmo Francesco Paolo all'udienza dell'8 gennaio 98, laddove Anselmo ha dichiarato che il Cinà era disponibile anche se posato, era vicino ai Galliano e di Napoli, e ha aggiunto che nel 1985 era venuto a sapere che Cinà aveva riportato alcune lamentele di Dell'Utri, che riferiva che Berlusconi si sentiva tartassato dai Pullarà. Questa circostanza venne riportata a Riina Salvatore, che decise di investire il solo Cinà dei rapporti con Dell'Utri. Venne poi a sapere da Mimmo Ganci che dovevano fare una telefonata da Catania per far avvicinare, poi vedremo nel dettaglio questa vicenda, diciamo, della telefonata catanese. Venne poi a sapere da Mimmo Ganci che dovevano fare una telefonata da Catania per far avvicinare di più Dell'Utri a Cinà. Anselmo ha confermato comunque che l'obiettivo di Riina era quello di avvicinare Craxi. Riina voleva avvicinare Craxi, tanto che successivamente nell'87 diede l'ordine di votare PSI. Questo detto in sintesi, ma se prendiamo alcune affermazioni tratte da questa udienza, dall'esame dell'Anselmo. Dopo aver parlato della lamentela per il fatto che Ignazio Pullarà tartassava Dell'Utri, ma Dell'Utri, come spiega Anselmo Francesco Paolo, rappresentava Silvio Berlusconi. E quindi a un certo punto, giuro, mi ricordo che Mimmo Ganci mi disse che doveva andare a Catania a fare una telefonata o qualche altra cosa a Milano, in modo che si rafforzava Tanino Cinà agli occhi di Marcello Dell'Utri. E poi ho saputo che la situazione era stata concordata in 200 milioni l'anno, che veniva pagato ogni semestre 100 milioni. E da questa situazione potevano nascere altre cose, perché si sapeva che Silvio Berlusconi era legato con Bettino Craxi. Non so se questo rapporto poi si concretizzò, però fatto sta che poi nell'87 ci fu un ordine tassativo per votare socialista.
domanda poi dal pubblico ministero, chiedendo di precisare questo passaggio, può specificare se vi erano altri soggetti appartenenti al Partito Socialista che vennero in qualche modo avvicinati, comunque che entrano in relazione con voi di Cosa Nostra? Risposta di Anselmo: io mi ricordo che nell'87 all'epoca le preferenze erano 4 e si votò per Martelli, indica poi gli altri candidati del Partito Socialista, Filippo Fiorino, se non vado errato, Alagna, poi c'è un altro nome che è risultato incomprensibile nella trascrizione, comunque poco importa. E dopo precisa ancora: mi scusi, su domanda del pubblico ministero, lei sta parlando di questo rapporto con i socialisti, ma in tutto questo dell'utile Berlusconi cosa c'entravano? Io sto dicendo, risponde Anselmo, il pensiero del dottor Rina era questo, infatti io ho detto, poi non so se si concretizzò il rapporto con Bettino Craxi, però so che nel 1987 ci fu quest'ordine tassativo per tutti di votare socialista ed era la prima volta, perché anche in passato, vero è che si votava per la Democrazia Cristiana, però gli uomini d'onore erano liberi di poter portare anche altro candidato di qualche altro partito, mentre questa volta ci fu il divieto assoluto, nel modo più assoluto, proprio uno ne rispondeva con la testa se portava un altro politico di un altro partito che non era del Partito Socialista, quello che dicevo prima riguardo la tassatività dell'ordine di orientare i consensi verso il Partito Socialista, indicato da Anselmo Francesco Paolo senza precedenti, cioè quando i referenti politici tradizionali venivano individuati prevalentemente all'interno della Democrazia Cristiana, diceva c'era una certa libertà eventualmente di combinare tra virgolette accordi o patti elettorali in sede locale con singoli candidati anche di altre formazioni politiche. In questa circostanza, siccome il voto e l'orientamento del voto, per i motivi che abbiamo già detto, aveva una funzione anche strategica di mutamento delle alleanze, quindi doveva essere un segnale chiaro per gli esponenti del Partito Socialista al quale si indirizzavano i voti e per gli esponenti della Democrazia Cristiana al quale si toglievano, era necessario quindi votare soltanto ed esclusivamente al Partito Socialista. Un ordine tassativo e categorico. Riguardo all'importanza di questa finalità per quale Dell'Utri si vuole mettere Dell'Utri, il rapporto con Dell'Utri vuole Rina mettersi nelle mani personalmente questo rapporto con Dell'Utri rispetto all'aggancio con i socialisti, Anselmo Francesco Paolo precisa, non è che lui, riferendosi a Rina, a Marcello Dell'Utri si voleva mettere in mano per farci l'estorsione, ma era, diciamo, una situazione che prescindeva dai soldi. Inutile che direi, è intuitivo, non ripeto quali sono i punti che emergono da queste dichiarazioni di Anselmo che confermano quelle di Ganci e quelle di Cancemi. Ulteriori conferme derivano dalle dichiarazioni, abbiamo detto, di Galliano Antonino, udienza del 19 gennaio 98, il quale Galliano ha anche riferito alcune importanti circostanze chiave dello snodo dei rapporti oggetto di questo processo, alcune delle quali apprese direttamente o mediante Mimmo Ganci da una fonte privilegiata come lo stesso Gaetano Cinà. E Galliano apprende in particolare da Mimmo Ganci, indicato da molti collaboratori come la mente, diciamo, più politica della famiglia Ganci, aveva saputo del rapporto con Dell'Utri e che Ganci aveva saputo dal Cinà del rapporto con Dell'Utri e che aveva ricevuto ordine di coltivare questo rapporto anche a fini prettamente politici. Ora, riferisce Galliano, in quest'ottica, essendo stato già effettuato un danneggiamento nei confronti in danno dell'allora imprenditore Silvio Berlusconi, e cioè era stata messa, dice Galliano, una bomba in una sua proprietà, e per i motivi che preciseremo ulteriormente poi, si tratta chiaramente, certamente, dell'attentato di via Rovani del 28 novembre 1986. Quindi, dice Galliano, essendo già stato effettuato un danneggiamento a Berlusconi, nel senso che era stata messa una bomba in una sua proprietà, questo sa Galliano, da parte della mafia catanese,
questa è la notizia in più che ci fornisce Galliano rispetto a quello che abbiamo letto nelle intercettazioni telefoniche sull'attentato di Caivano nei giorni scorsi, cioè che era stata la mafia catanese a mettere quella bomba, agli inizi del 1987, quindi vedete come vi è la stringente successione cronologica degli eventi, bomba Via Romana il 28 novembre 86, poi abbiamo le varie intercettazioni telefoniche che arrivano sino al, se non ricordo male, dicembre dell'86, dice Galliano che agli inizi dell'87 si decide, sulla base di un accordo Riina-Santa Paola, di inviare una lettera minatoria e poi di effettuare una telefonata indirizzata a Berlusconi, il numero lo fornisce lo stesso Gaetano Cinà. Lo scopo era ufficialmente quello di aumentare il cosiddetto regalo, ma soprattutto di avvicinare di più Cinà, Gaetano Cinà, di aumentare il ruolo di Cinà anche per altri fini. Ora poi leggiamo nel dettaglio i passaggi della dichiarazione. Quanto al tentativo di avvicinare Craxi, Galliano dice di sapere che nel 1987 si era deciso per la prima volta di votare il Partito Socialista Italiano in blocco e che gli venne detto che tale voto veniva dato perché era intervenuto con i socialisti un accordo, non meglio precisato. Leggiamo alcuni passaggi, direi quelli più significativi della dichiarazione di Galliano, che sono fra le altre dotate di una qualche dato di novità rispetto alla dichiarazione degli altri collaboranti, con qualche particolare in più. C'è prima un passaggio che fa riferimento alla fine dell'86 di Gaetano Cinà, nel corso della quale si era discusso, si era parlato appunto di questo rapporto con Dell'Utri e c'erano questioni relative alle somme di denaro, eccetera, che sorvoliamo, sono temi già affrontati dal collega. Dice a un certo punto, ma fa riferimento esplicito al fatto di aver assistito a un discorso fra Domenico Ganci e Raffaella Granci, in cui si parla del fatto che il rapporto con Dell'Utri e Berlusconi consentiva di arrivare a Craxi, si poteva arrivare a Craxi e quindi non bisognava lasciarlo in asso. Tornando a quanto riferisce Mimmo Ganci, riferendo discorsi anche avuti con Totò Riina, dopo l'incontro Ganci-Riina, Mimmo Ganci riferisce il contenuto di questo incontro, un incontro alla fine del quale questo riferisce a Ganci e Galliano dice in udienza. Il Riina, diciamo, aveva apprezzato le valutazioni del Mimmo Ganci relativa all'importanza e alla potenzialità di questo rapporto con Gaetano Cinà, e gli disse che gli avrebbe dato risposta sul da farsi tra qualche settimana. Va bene, agli inizi degli anni 1987, questa è la parte diciamo più legata alla vicenda Piero Romani che ci interessa, agli inizi del 1987 Mimmo Ganci, su ordine di Riina, si reca a Catania a imbucare una lettera intimidatoria nei riguardi del Berlusconi e dopo si reca a Catania con Franco Spina. Franco Spina, uomo d'onore della famiglia La Noce. E poi dopo qualche settimana si recano nuovamente a Catania per fare una telefonata diretta al telefono di Arcore del dottor Berlusconi. Per fare che cosa? Che del pubblico mistero? Per fare un'ulteriore intimidazione. Il Riina, quando li manda a Catania per due motivi. Uno perché, dice, quando il Riina parlano i catanesi, i catanesi avevano messo in quel periodo una bomba in una proprietà del Berlusconi. E quindi questo fatto, diciamo, cadeva a fagiolo. Diciamo, i catanesi autorizzano i palermitani a imbucare la lettera e fare la telefonata a Catania, da Catania, per far capire che sempre le intimidazioni provengono dalla mafia catanese. Riina a Mimmo Ganci aveva detto di andare a Catania per inviare questa lettera minatoria e poi per fare questa telefonata pure a scopo intimidatorio.
salto alcuni passaggi. E subito dopo la telefonata, aggiunge Galliano, dopo qualche paio di giorni, il Dell'Utri convoca a Milano urgentemente il Tanino Cinà. Vabbè, poi ci sono alcune precisazioni ulteriori sulla lettera. Specifica che l'indirizzo, come ho detto prima, l'indirizzo del telefono era stato fornito. L'indirizzo per mandare la lettera minatoria, il telefono per fare la telefonata minatoria, erano state fornite da Gaetano Cinà. Quindi Marcello Dell'Utri, diciamo, dopo un paio di giorni, chiama Gaetano Cinà, convoca Gaetano Cinà. Marcello Dell'Utri convocò nuovamente il Cinà urgentemente a Milano e gli spiegò quello che era, che avevano subito. Prima la bomba, poi la telefonata, c'è la lettera, poi la telefonata, e se si poteva interessare nuovamente come la prima volta. Il Tanino Cinà prese tempo, scese a Palermo e fece sapere a Pippo di Napoli e quindi a Mimmo Ganci quel che il Dell'Utri aveva detto. Tanino Cinà quando scende a Palermo va da Pippo di Napoli a riferire quello che era successo, quello che gli aveva chiesto il Dell'Utri, e quindi il Pippo di Napoli manda a chiamare sempre Mimmo Ganci, e io accompagno Mimmo Ganci perché Pippo di Napoli era sempre latitante. Dopodiché si fa riferimento al regolarsi, diciamo, dei rapporti di tipo economico, sul quale ho già detto, già sono temi già affrontati dal collega. Dopodiché dice che nello stesso torno temporale, nello stesso arco di tempo, lei sa se questo rapporto si realizzò in qualche modo, mi riferendo al rapporto del Partito Socialista, cioè riuscì Cosa Nostra in qualche modo ad arrivare all'onorevole Craxi? Io so che, diciamo, quindi prima della elezione dell'87, Mimmo Ganci, venendo da una riunione di commissione in cui partecipavano, so che il 1987 che il Mimmo Ganci veniva da una riunione di commissione in cui partecipavano alcuni componenti della commissione, c'erano Salvatore Montalto, il figlio, diciamo, capomandamento famiglia Villabate, Angela Barbera, capomandamento famiglia Passorigano, il Cancemi, Salvatore Biondino, Mimmo Ganci, in cui il dottor Rina sollecitava di votare per il Partito Socialista. Ma questa indicazione che del pubblico ministero di Rina per votare socialista relativamente al 1987, sa da che cosa nascesse? Qual era la ragione per la quale Rina aveva dato questa indicazione? Dicevano che c'era stato un accordo con il Partito Socialista perché per i carcerati, per la mafia, dice, per aiutare la mafia. Cioè c'erano stati gli accordi con il Partito Socialista, il pubblico ministero. Quindi non fu fatta nessuna specificazione su quali, con quali esponenti del Partito Socialista c'erano stati questi accordi. No, non mi dissero con... Ma comunque esponenti, chiede il pubblico ministero, se locali o nazionali. Galliano risponde: sono esponenti nazionali del Partito Socialista. Nazionale del Partito Socialista. Esponenti nazionali, chiede ancora il pubblico ministero la precisazione. Non esponenti locali? No. Senta, in precedenza, rispetto all'87, per quanto a sua conoscenza, era mai stata data indicazione di voto da parte del Salvatore Rina in favore del Partito Socialista? No, io mi ricordo un particolare quando ci fu il referendum per l'imparzialità dei giudici, se non sbaglio, è stato promosso dal Partito Socialista da Marco Pannella, dalla lista di Marco Pannella, in cui ci fu un interessamento molto intenso da parte di tutti i componenti mafiosi per portare persone a sottoscrivere, a firmare per il referendum stesso. Sì, la mia domanda era leggermente diversa, chiede il pubblico ministero. Io dicevo in riferimento a consultazioni elettorali politiche, se c'erano state indicazioni del Partito Socialista in precedenza da parte di Salvatore Rina. Risposta di Galliano: no, no. No, io. Senta, ancora il pubblico ministero, lei sa se questa indicazione di voto data a Salvatore Rina riguardava soltanto le famiglie di Cosa Nostra palermitana e qui del territorio di Palermo? No, riguardava anche altre famiglie. Interessava anche le famiglie catanesi? No, riguardava anche altre famiglie, risponde Galliano. No, interessava anche le famiglie catanesi. Questo lo ha saputo lei sempre da Mimmo Ganci? Sì, sì, Mimmo Ganci. Perché se ne era parlato sempre in quella riunione? Sì, perché a quanto pare dottor Rina aveva forse accennato, fatto capire che aveva preso accordi anche con la famiglia catanese, con le famiglie catanesi, quindi c'era un quadro più completo che non era soltanto ristretto a Palermo. Una conferma, quindi, che Rina aveva fornito una motivazione univoca del suo intervento nella vicenda Pullarà-Mangano-Cinà. C'era sì una lamentela che era venuta da Dell'Utri che i Pullarà tartassavano,
ma coglie l'occasione dell'Utri, Rina coglie l'occasione per dover intervenire in questa vicenda, attribuendo questo ruolo a Gaetano Scinà, mettendosi lui il rapporto nelle mani e indirizzando, oltre a si determina così, come dire, un rinegoziarsi del rapporto, non solo sotto il suo versante economico, ma sotto il versante che diventa il più importante a questo punto di Salvatore Riina, che è quello cosiddetto politico, arrivare a Craxi per il tramite di Dell'Utri. In questa vicenda, in qualche modo, per come affronteremo diciamo più avanti, si inserisce la vicenda dell'attentato di Via Rovani, quando parleremo poi nuovamente questo aspetto, questo profilo della vicenda dell'attentato di Via Rovani, e le dichiarazioni di Galliano si sono rivelate particolarmente preziose, ma torniamo un attimo al Partito Socialista. Numerosi, oltre ai collaboratori finora esaminati, e ora non vado veramente per sintesi, non vi riporto le singole dichiarazioni perché sarebbero tantissimi, sono tanti i collaboratori che hanno riferito del voto al Partito Socialista nel 1987. Ferrante, Giovan Battista, fra questi, Scrima Francesco, hanno genericamente confermato che vi fu una indicazione di voto a favore del Partito Socialista. Giuseppe Marchese ha riferito che questo ordine tassativo venne diffuso da Cosa Nostra persino all'interno del carcere. Onorato Francesco ha riferito di impegni presi personalmente da quello che era il capolista per il collegio in Sicilia, e cioè Claudio Martelli, presi impegni questi tramite Buscemi Antonino. Vedremo poi dalle risultanze dibattimentali come si spiega e qual è la lettura che viene da Cosa Nostra rispetto a questi due canali apparentemente paralleli e non convergenti, quello Buscemi Martelli e quello Cinà, Dell'Utri, Berlusconi, Craxi. Vedremo che soprattutto Antonino Giuffre ci ha dato una chiave di lettura Angelo Sino ci hanno dato una lettura particolarmente significativa di tutto ciò. E di Filippo Palascuola Di Filippo poi ha riferito dall'ordine di votare socialista cui aveva fatto seguito negli anni 90 a seguito di ulteriori tra virgolette delusioni per l'organizzazione mafiosa anche di questo nuovo referente, soprattutto in relazione a Claudio Martelli, che l'onorevole Martelli veniva considerato negli anni 90, ormai all'inizio degli anni 90, un traditore dell'organizzazione mafiosa, sol perché tale poteva e veniva considerato dall'organizzazione perché aveva reclutato nel suo staff il nemico storico di Cosa Nostra, cioè il dottore Giovanni Falcone, e quindi di qui l'ordine di uccidere l'onorevole Martelli. Condanna, peraltro, che non risulta e viene messo in evidenza da alcuni collaboranti, ma è emessa per nessun componente invece di quell'altro cosiddetto asse, e cioè l'asse Scinà, Dell'Utri, Berlusconi, Craxi. Sul punto le dichiarazioni di Pasquale De Filippo vanno evidenziate. E quindi, salto riportare le varie dichiarazioni, Ferrante Giovan Battista dice, la domanda comunque risulta se fu impartito l'ordine di votare per Martelli o per altri candidati del Partito Socialista, non della difesa questo peraltro, neanche il pubblico ministero non ha neanche posto la domanda. Le risulta se fu impartito l'ordine di votare per Martelli o per altri candidati del Partito Socialista alle elezioni del 1987, risposta lapidaria di Ferrante, sì. Scrima Francesco, domanda al pubblico ministero, lei ha conoscenza per tirare indicazioni di voto all'interno di Cosa Nostra alle elezioni nazionali politiche dell'87, posso dire solamente che Pippo Campino, capocomandamento di San Lorenzo, disse che si doveva votare per i socialisti. E io mi sono messo in confusione perché a casa mia hanno votato sempre per la Democrazia Cristiana tutti i miei familiari. Questo è diciamo, ulteriore conferma anche della novità dell'indicazione per i socialisti rispetto alla tradizione di Cosa Nostra. Marchese Giuseppe, io mi ricordo se non vado errato, 88-87, mi sembra, quando c'è stato quello del socialista, si doveva votare per il Partito Socialista. A quell'epoca noi ci trovavamo a Lucerdone, abbiamo sparso anche voce con altri uomini d'onore o la criminalità comune, chi è che poteva andare a votare? Cioè chi aveva il diritto del voto, doveva andare a votare dentro il carcere, di votare per quel partito, il Partito Socialista. E ancora poi, entrato ancora più nel dettaglio in sede di controesame, domanda della difesa,
Avvocato Trantino, qualcuno le ha mai detto se l'organizzazione avesse rapporti con l'onorevole Craxi? Risposta di Marchese, sì, mi hanno parlato di Craxi, però non mi ricordo chi è stato a parlarmene. Onorato Francesco, su domanda inizialmente della difesa, avvocato Trantino, ma lei ricorda se nell'87 l'organizzazione decise di votare per un partito politico, per un candidato in particolare? Risposta onorato, sì, per quanto riguarda i votare il Partito Socialista, sì, c'è stato l'interessamento di Cosa Nostra, sono stato incaricato io da alcune persone. Ricorda se per un candidato in particolare, per Martelli, risposta onorato, per Martelli che si portava a Palermo. Sa se fu un'indicazione concordata dall'onorevole Martelli oppure un'iniziativa spontanea di Cosa Nostra? No, io ero in carcere, quello che mi hanno detto era che si doveva votare socialista perché Martelli si era incontrato con alcune persone di Cosa Nostra, per cui Buscemi e Antonino. Sì. Oh, poi veniamo alla dichiarazione di Pasquale De Filippo, il quale dichiara: c'è stato un periodo che abbiamo votato Partito Radicale, poi successivamente abbiamo votato Partito Socialista, poi successivamente abbiamo votato Forza Italia, ma questo sempre per ordine di Cosa Nostra. Per ordine di mio suocero, io per esempio ho fatto tevaglia al Partito Radicale, questo è riscontrabile. Per ordine di Pippo Calò abbiamo fatto sia noi che la famiglia di Pippo Calò, ci saranno tevaglia, eccetera. E poi più avanti vedevo che ogni qualvolta che si facevano le elezioni noi votavamo per il partito che dovevamo votare, che ci diceva Cosa Nostra, però poi alla fine non facevano niente per noi. Mi riferisco al fatto di Martelli, per esempio, che abbiamo votato Martelli, però poi alla fine non ha fatto niente. Poi c'è un riferimento specifico a Berlusconi e Bagarella, ma di questo poi parleremo degli anni 90, lo affronteremo. Riguardo poi la decisione che avevo fatto, cui avevo fatto riferimento prima, di uccidere Martelli, viene precisato questo soprattutto su domanda della difesa. Poi lei ha riferito successivamente che Cosa Nostra in una determinata elezione votò per il Partito Socialista e per Martelli in particolare. Sì, praticamente Martelli è anche sceso giù, se non erro, ha fatto anche dei comizi, è venuto anche nella nostra zona, cose così che io sentivo. Una cosa le posso dire, avvocato, che al contrario di Berlusconi, mentre Bagarella mi ha detto che Berlusconi lascia lo ire, mischinazzo, che poi ci aiuta, Martelli doveva essere ucciso. Io mi ricordo nel 95 eravamo in macchina, Nino Mangano, che era il capo comandamento di Ciacaulli, e Salvatore Grigoli, che era uno che faceva parte del gruppo di fuoco, Antonino Mangano, cercava in tutti i modi, è stato oggetto di discussione, abbiamo avuto tutti e tre, di capire, ci ha detto a me a Grigoli, vedete, sapete dove abita. Dove non abita, se ha cambiato a Roma. Tutte le notizie dice che possiamo avere in ordine a Martelli, li dobbiamo avere, perché lui è un condannato a morte. Cioè lui è stato condannato a morte dalla mafia. E aggiunge, e nonostante, diciamo, giustamente la difesa cerca di benissimo, va bene così, ma di Pasquale, di Filippo prosegue, dice cose che non hanno fatto con Berlusconi perché aspettavano sempre che Berlusconi li poteva aiutare. Ultima domanda ancora della difesa: quindi avete votato per Martelli, a me interessa sapere come si comportò poi successivamente nei confronti di Cosa Nostra Martelli, vi aiutò o non vi aiutò? Risposta di Pasquale De Filippo: no, è stato per quello che diceva Cosa Nostra, è stato un traditore, doveva essere ucciso, cioè non ha mantenuto gli impegni. Analoghe indicazioni elettorali risulta e costituisce una conferma che arrivarono in tutte le parti della Sicilia controllate da Cosa Nostra. Abbiamo detto prima, se non ricordo male, erano le dichiarazioni di Anselmo Francesco Paolo, che faceva riferimento anche a Catania. Ricordo se Anselmo la cambiava. Anselmo, all'udienza del 2 novembre 98, anche collaboranti catanesi hanno riferito questa circostanza, l'hanno confermata, perché Maurizio Avola ha fatto esplicito riferimento all'appoggio al Partito Socialista da parte della famiglia di Catania in occasione delle medesime elezioni nel 1987. Domanda del pubblico ministero:
Ma in passato la Cosa Nostra catanese aveva avuto rapporti con esponenti del mondo politico, hanno appoggiato elettoralmente questo o quel partito, questo o quell'uomo politico? Risposta: sì, c'è stato un periodo che abbiamo appoggiato il socialismo, già vecchi contatti ce l'aveva la famiglia di Catania con De Michelis, già dall'87, era 86-87, poi si è proseguito sempre con il socialismo, poi c'è stato il tradimento, diciamo, dei socialisti, non faccio il nome perché lo sanno tutti, che aveva promesso cose, no vabbè che significa, dice pubblico ministero, non me li deve fare, il presidente insiste, no se vuole li può fare i nomi, risponde, ah, no c'era Martelli che aveva promesso, diciamo, togliere tutti sti carceri duri, sti pianosi, sti così, invece è successo, non hanno fatto proprio niente, si è preso soltanto tutti i voti alla Sicilia e non ha aderito. All'udienza poi, una delle, diciamo più recente rispetto a qui, l'udienza del 3 giugno 2003, Rovara, già rappresentante della famiglia mafiosa di Vallelunga, facente capo alla provincia di Caltanissetta, è sentito su richiesta della difesa dell'imputato Dell'Utri, ha riferito che il capo della provincia, Giuseppe Madonia, capo della provincia di Caltanissetta, Giuseppe Madonia, in occasione dell'elezione del 1987, gli aveva dato l'ordine di indirizzare i consensi elettorali verso il Partito Socialista Italiano. Ha detto Ciro Vara, sì, per l'elezione dell'87 il Madonia mi ha dato l'ordine di votare per il Partito Socialista, ma nel momento in cui io avevo avuto un contrasto lì in paese con il segretario del Partito Socialista, era mio cugino, io non avevo mai votato Partito Socialista, io ho detto al Madonia che in quella circostanza votavo per il Partito Radicale e ho votato per il Partito Radicale. Un quadro dell'evoluzione delle alleanze politiche è stata poi sinteticamente fornita da Antonino Giuffrè, il quale ha riferito della decisione presa da Rina Salvatore e comunicata in una riunione della Commissione di voltare pagina, abbandonare cioè la Democrazia Cristiana, il cui principale referente dell'associazione mafiosa le avevano voltato le spalle di fronte all'avanzare delle indagini del pool dell'ufficio istruzione di Palermo, e riversare i propri voti sul Partito Socialista, in particolare sull'onorevole Claudio Martelli, allora capolista in Sicilia. Ha detto Giuffrè, come avevamo prima anticipato, che questa strategia di Riina non aveva avuto il pieno sostegno di Bernardo Provenzano, che aveva espresso proprio a Giuffrè le sue perplessità, perplessità che si erano ancora più diffuse sulla base del risultato elettorale che non era apparso soddisfacente, non era apparso neanche soddisfacente da questo punto di vista, secondo quanto diceva Giuffrè, agli stessi socialisti che sarebbero voluto beneficiare di questo sostegno elettorale, non agevolando quindi l'immediato consolidarsi del rapporto appena stabilitosi. Ed è in tale quadro di reciproco deterioramento dei rapporti che Martelli si era allontanato da Cosa Nostra e che Cosa Nostra aveva programmato la sua eliminazione. E anche per questo motivo che dal 1987 sino al 1993 Cosa Nostra aveva continuato a cercare nuovi referenti politici. Giuffrè dichiara: domanda del pubblico ministero, lei è al corrente del fatto che si determinò l'esigenza di Cosa Nostra di ristrutturare i propri rapporti con la politica nel periodo fra il 92 e il 93? La domanda del pubblico ministero è riferita appunto all'epoca 92-93. Vedete Giuffrè che fa qualche passo indietro. Ma diciamo, dice Giuffrè, c'è stato un periodo di travaglio. Da diverso tempo fra Cosa Nostra e la politica i rapporti si sono andati sempre più deteriorando. In modo particolare, diventa quello che io sto dicendo dalla seconda metà degli anni Ottanta, tant'è vero che nell'87 c'è un contrasto molto evidente fra Cosa Nostra, in modo particolare buona parte di Cosa Nostra con la Democrazia Cristiana, e in modo particolare nella figura che rappresentava questo nel mondo di Cosa Nostra, in modo particolare Lima. Tant'è vero che in una riunione che è avvenuta a Palermo di commissione, Salvatore Riina ha detto che si doveva cambiare pagina. Cioè che i rapporti fra la politica e Cosa Nostra si doveva cercare e fare in modo che cambiassero, in modo particolare in quest'anno è stato sancito il passaggio dei nostri voti dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano. Per noi, ha detto Giuffrè, è stato un passaggio a volte anche sofferto, perché ricordo che in quel periodo del 1987 erano anche altre elezioni comunali ed avevamo avuto ordine di non candidare nessuna persona a noi vicina nelle liste della Democrazia Cristiana. Ricordo che in quel periodo già vi erano in alcuni comuni delle persone che erano state messe in lista,
e che avevo ricevuto ordine che non dovevano restare in lista, che si dovevano estromettere. Tutto questo aveva determinato, in particolare all'interno del mio mandamento, un po' di malumore. Dopo l'87 ci si mette alla ricerca di situazioni politiche più affidabili, perché appositamente quella di Prensa Cristiana nell'ultimo periodo si era dimostrata poco affidabile. Lei ha detto che la DC non era più affidabile, per quale motivo? Risponde Giuffrè. A causa di indagini da parte delle forze dell'ordine, la magistratura è venuto fuori il legame che aveva tenuto per diverso tempo mafia e Democrazia Cristiana. E queste persone, una volta che sono state scoperte, che sono venute alla luce, cominciarono, signor Presidente, ad avere paura, diciamo, che a causa di questa paura non affrontavano più i problemi con determinazione di Cosa Nostra. Cioè si era cominciata a sfaldare quella intesa che per diverso tempo aveva tenuto questo rapporto fra parte della Democrazia Cristiana e Cosa Nostra, signor Presidente. Domanda poi del Pubblico Ministero: senta, quando lei dice che si è chiusa un'epoca, se Cosa Nostra con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima voleva chiudere qualsiasi rapporto con la politica, voleva chiudere quel rapporto con la politica? No, scusate, ho letto male. Allora, significa, quando lei dice che si è chiusa un'epoca, significa che Cosa Nostra, l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, voleva chiudere qualsiasi rapporto alla politica o voleva chiudere quel rapporto alla politica per aprirne altri? Risposta: con quell'omicidio si è chiuso un rapporto che non era ritenuto più affidabile, perché all'orizzonte se ne prospettava un altro più affidabile. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro. Dopodiché, all'udienza del 21 gennaio 2003, in sede di controesame, a domanda della difesa, ha precisato, la difesa ha chiesto: senta, lei ha parlato di una svolta all'elezione 87, ciò che non si è capito è se si trattava di una scelta soltanto per punire la Democrazia Cristiana o di una soluzione imposta da Riina a seguito di garanzie ricevute dal Partito Socialista Italiano. Domanda alla quale Giuffrè risponde: Salvatore Riina era responsabile di Cosa Nostra sia a livello provinciale che a livello regionale, ragion per cui doveva dare conto e soddisfazione anche ad altre persone, cioè in modo particolare da un punto di vista di responsabilità. Cioè, nel momento in cui lui, Salvatore Riina, portava avanti un cambiamento di strategia nell'ambito politico, se ne doveva andare ad assumere la responsabilità. Ragion per cui, le ripeto, per andarsi ad assumere questa responsabilità aveva ricevuto delle garanzie ben precise da parte di altre persone. E poi fa riferimento al fatto che Provenzano tentennava su questo cambiamento, aveva delle titubanze. Domanda della difesa: le risulta che ci sia stato l'ordine Cosa Nostra di votare l'onorevole Martelli? Risposta: sì. Dentro Cosa Nostra c'è la voce di determinate garanzie dello stesso Riina. Martelli era la persona del Partito Socialista che si trovava, che era venuto in Sicilia, quindi era candidato per il Partito Socialista, e quindi i voti si indirizzavano su Martelli in quanto capolista. La difesa insiste chiedendo se il Giuffrè era a conoscenza di precisi accordi fra Riina e i uomini del Partito Socialista. Risponde Giuffrè: io so che vi sono stati dei contatti, non mi risulta che sia stato Riina ad avere contatti con Martelli, ma vi sono state delle persone di fiducia di Salvatore Riina che hanno contattato direttamente l'onorevole Martelli, e questi ha dato delle garanzie della disponibilità a Cosa Nostra a Salvatore Riina. Qual era l'oggetto degli impegni e delle garanzie? Risponde: l'alleggerimento della pressione. Alla domanda è: l'alleggerimento della pressione giudiziaria? No, questa è la domanda dell'avvocato. Sì, ci sono tanti discorsi, e il riferimento era la pressione giudiziaria, l'azione delle forze dell'ordine e così via. Sono stati rispettati questi accordi del Partito Socialista? Risponde Giuffrè: le aspettative sono state deluse. Nel momento in cui i risultati elettorali non sono stati talmente significativi, cioè di triplicare o quadruplicare i voti che il Partito Socialista avesse, diciamo, che anche sotto questo punto di vista il Partito Socialista, in modo particolare Martelli, si è un pochino raffreddato. E
domanda alla difesa, che lei sappia, fu assunta qualche iniziativa punitiva per il mancato rispetto degli accordi. Risposta di Giuffre: si è parlato di uccidere Martelli, avvocato. E anche Sino Angelo ha fatto riferimento nel corso del nostro dibattimento, fatto un accenno per la verità fugace all'udienza del 9 giugno 98, quando ha fatto riferimento alla ricerca spasmodica di nuovi referenti da parte di Cosa Nostra. È stato più specifico e dettagliato nelle dichiarazioni integralmente richiamate nel decreto di archiviazione del GIP di Caltanissetta del 3 maggio 2002, acquisito agli atti, decreto relativo all'indagine sulle stragi del 92, dichiarazioni queste di Sino che tracciano un quadro ancora più completo dell'evoluzione della strategia delle alleanze politiche di Cosa Nostra alla fine degli anni 80, fornendo preziose informazioni che consentono di comprendere meglio come agli occhi dei boss mafiosi le posizioni di Craxi e Martelli venissero considerate ben distinte. Perché che ha detto Sino? Sino in particolare ha riferito del contenuto di vari suoi colloqui con personaggi come Pino Lipari, Salvo Lima, Ignazio Salvo, Giovanni Brusca ed altri, dei quali si desume che il conferimento di un prestigioso incarico ministeriale al compianto dottor Giovanni Falcone da parte dell'allora ministro Martelli veniva considerato da Cosa Nostra come un tradimento da parte del Partito Socialista Italiano e veniva ritenuto particolarmente pericoloso perché la conoscenza del dottor Falcone dei nuovi rapporti politici ed economici dell'associazione mafiosa avrebbero potuto condizionare anche le iniziative del ministro della giustizia allora in carica. Il trasferimento del magistrato quindi al Ministero di Grazia e Giustizia rivelava agli occhi dei mafiosi una notevole capacità di influenza sulle scelte dell'esecutivo e costituiva, ad avviso dei vertici di Cosa Nostra, un primo passo perché il dottor Falcone acquisisse un ruolo politico e istituzionale potenzialmente ancora più pericoloso per gli interessi mafiosi. La strategia politica messa a punto da Cosa Nostra in quel momento fu allora di agganciare Craxi, l'onorevole Craxi, considerato l'unico personaggio capace all'interno del Partito Socialista di mettersi contro, viene usato proprio questo termine da Sino, capace di mettersi contro lo stesso Martelli che ormai aveva affidato troppo potere al dottore Falcone, e l'unico, lo stesso Craxi, che potesse mettersi contro i tradizionali referenti politici della Democrazia Cristiana che avevano tradito le aspettative in ordine all'esito del maxi processo. E quindi soprattutto in tale quadro che appariva particolarmente prezioso il ruolo dell'asse dell'Utri Berlusconi, considerato ancora da Cosa Nostra un canale privilegiato per giungere a Craxi. La nuova occasione propizia, dice Sino, furono gli attentati alla stand di Catania avvenuti nel 1990. Nel momento, ha detto Sino, dichiarato Sino, nel momento che il signor Berlusconi si veniva a lamentare, noi altri potevamo così, vedevamo ad agganciare Craxi tramite Berlusconi. Si poteva così agganciare Craxi tramite Berlusconi. Il che fa comprendere quindi come non vi sia alcuna distonia, discrasia o non convergenza fra le dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui riferiscono all'interesse di Riina ad agganciare Craxi tramite l'asse Cinà dell'Utri Berlusconi rispetto alle indicazioni degli stessi collaboratori che dicono che i voti furono indirizzati al capolista Martelli e che i voti furono indirizzati al capolista Martelli anche in virtù dell'asse, chiamiamolo alternativo, che passa per i Busceni e Martelli. Erano due assi, due canali di collegamento del Partito Socialista che muovevano e si muovevano parallelamente. Ad un certo punto l'asse, il canale Busceni e Martelli diventa addirittura un canale da cui si possono ricevere non dei benefici ma dei danni, si ritorce contro l'organizzazione mafiosa e a quel punto ecco che bisogna ancora di più investire sull'asse
dell'Utri, Berlusconi, Craxi, perché deve fare addirittura quest'asse, Craxi deve fare, secondo almeno desiderati di Cosa Nostra, da argine rispetto a quello che Martelli è diventato, uno strumento nelle mani, nell'ottica, nella visione di Cosa Nostra. Martelli è uno strumento nelle mani del dottore Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, sicché si può garantire l'appoggio al Partito Socialista, può tornare ad appoggiare il Partito Socialista soltanto se Craxi sarà capace di neutralizzare Martelli, la politica di Martelli che è diventata in realtà la politica di Giovanni Falcone. È univoca e coerente, dunque appare sotto questo profilo, alla luce anche di queste ultime considerazioni, la descrizione del comportamento di Totò Riina per le elezioni del 1987 che emerge da tutte queste risultanze. E quindi emerge in modo univoco e convergente che in quelle elezioni per Cosa Nostra venne dato l'ordine comunque di votare per il Partito Socialista. Ciò però incontrò malumori e resistenze anche all'interno della stessa Cosa Nostra, in sede tanto autorevole come ad esempio Bernardo Provenzano, ed è per questo, Totò Riina, la consapevolezza che è difficile far passare e far accettare una cosa che va contro la tradizione Cosa Nostra, come abbiamo sentito Marchese, una famiglia con il pedigree mafioso, racconta che non era mai successo, non ricordo male, era Marchese di Filippo, Marchese, che non era mai successo nella loro famiglia di appoggiare il Partito Socialista perché si era sempre votato dal Democrazia Cristiana, di qui le resistenze. Allora, proprio per questo, Riina, per bilanciare la prevedibile resistenza, questa volta, al contrario rispetto al passato, dà un ordine tassativo, dà un ordine categorico: non bisogna appoggiare nessun altro, accompagnando pure di minacce e di sanzioni interne all'organizzazione mafiosa chi dovesse disobbedire a quest'ordine. Non era mai accaduto. Questo denota e rivela naturalmente anche quanto Riina tenesse ad essere fedele a degli impegni e degli accordi che egli aveva preso. Questo determina, siccome il candidato, il capolista candidato in Sicilia è Claudio Martelli, che ciò si indirizzi, benché l'obiettivo sia agganciare l'onorevole Craxi, naturalmente si devono veicolare sui nomi dei candidati. Infatti abbiamo visto la dichiarazione di un collaboratore, ha indicato i quattro nomi, e comunque il capolista è esponente a livello nazionale, soprattutto Claudio Martelli, al quale si rivolge, per il quale viene messo in piedi un canale parallelo che è quello che passa per il tramite di Buscemi. Si cerca quindi di realizzare, approfittando anche del momento della politica portata avanti in quel periodo dal Partito Socialista, e vi è riferimento anche alla vicenda del referendum per la responsabilità civile dei magistrati, quindi la politica su questo terreno che interessava all'organizzazione mafiosa svolta dal Partito Socialista, riguardo quindi tenendo in piedi questi due canali paralleli, quelli lungo l'asse Buscemi-Martelli e quello lungo l'asse dell'Utri Berlusconi-Craxi. Quando poi, da una parte, l'esito evidentemente al di sotto delle aspettative del sostegno elettorale da parte di Cosa Nostra, come dice Giuffrè, certo non si raddoppiarono o triplicarono i voti ottenuti in Sicilia dal Partito Socialista. Dall'altro lato, la circostanza, invece dal punto di vista di Cosa Nostra, la circostanza che il trasferimento al Ministero di Grazia e Giustizia del dottore Falcone e l'influenza che il dottore Falcone si ritiene possa esercitare ed esercita effettivamente su Martelli, trasforma Martelli da possibile alleato addirittura in un nemico, perché è strumentalizzato dal dottore Falcone, fa sì che si rende necessario dall'organizzazione mafiosa rinunciare al canale Buscemi-Martelli, robustire invece il canale alternativo. Il canale alternativo, che è il canale dell'Utri Berlusconi-Craxi, perché, come ci spiega appunto Angelo Sinino, Craxi è l'unico che potesse avere la forza di neutralizzare la ruolo, la funzione e la posizione che all'interno del Partito Socialista Martelli ha, è l'unico che può garantire l'individuazione nel Partito Socialista Italiano di un nuovo referente e
possibile alleato per realizzare i benefici desiderati da Cosa Nostra. Era quindi, soprattutto questo secondo canale, quello dell'asse dell'Udi Berlusconi Craxi, che appariva alla fine degli anni Ottanta, più promettente, ed è lì, in questa, nell'evoluzione di questi rapporti, che va letta, va cercata e individuata, e ritengo siano emerse dalle risultanze probatorie acquisite la prova che è lì che si deve trovare la vera occulta motivazione delle ulteriori minacce nei confronti di Berlusconi del 1988 e della vicenda degli attentati Standa del 1990, che vanno ben al di là della mera richiesta estorsiva. Di questo, per organicità di esposizione, dopo una breve pausa di 10 minuti, se possibile. Per esempio. Perché dovevi riprendere quel punto? Bene, allora riprendiamo. Dicevo, in questo quadro, nel contesto di queste risultanze che abbiamo appena esposte, delle dichiarazioni dei collaboranti relativi all'appoggio elettorale del 1987 di Cosa Nostra in favore del Partito Socialista e l'evoluzione di questi rapporti, va letto, come dicevo prima in chiusura, vanno lette anche l'evolversi di questa strategia minacce e intimidazioni che in modo periodico e ricorrente vengono indirizzate verso Berlusconi. Abbiamo in particolare i fatti cui abbiamo che sono già stati evidenziati dal collega durante la prima parte della requisitoria, e cioè il novembre 86, l'attentato di Via Romani. Poi abbiamo quell'intercettazione del 17 febbraio 88 fra Berlusconi e Della Valle, in cui si commenta un altro episodio intimidatorio di cui è stato oggetto Berlusconi. Poi abbiamo gli attentati Standa. Su questo dico, può darsi che io sia stato poco chiaro nel collegare, comunque lo farò poi meglio alla fine, nel collegare questi eventi rispetto allo snodarsi tormentato e complesso di questa alleanza politica, di questa alleanza politica con il Partito Socialista. È chiaro che la cosiddetta condanna a morte da parte di Cosa Nostra di Martelli, a causa dell'impegno di Falcone al Ministero della Grazia e Giustizia, è l'epilogo di questo percorso, perché sappiamo che è nel 91, soltanto nel 91, quindi in epoca ben successiva rispetto all'attentato di Via Romani nell'86, della telefonata del febbraio 88 e degli attentati Standa del 90, soltanto dopo si determina, c'è questo trasferimento che se non ricordo male nel febbraio 91 viene il trasferimento, la nomina a direttore generale degli affari penali del dottore Falcone presso il Ministero della Giustizia. Quello è, come dire, il momento finale in cui si determina la definitiva tramonto di qualsiasi chance di poter agganciare diciamo così Martelli, tant'è che si arriva al punto di condannare a morte, rientro della condanna a morte. Ma nel frattempo, già nell'87, come emerge la dichiarazione dei collaboratori, vi è poco tempo dopo un allentarsi, già si raffreddano gli entusiasmi dopo l'appoggio elettorale dell'87, perché vi sarebbe una, secondo quanto ci dicono i collaboratori, una sorta di freddezza o comunque un rivelarsi al di sotto delle aspettative di Martelli rispetto a quello che si aspettava Cosa Nostra, per cui i rapporti non si irrobustiscono fin da allora, ed ecco che si rende necessario fin da allora, con la strategia del braccio di ferro e quindi con i vari attentati dinamitardi, di irrobustire il rapporto, il canale dell'Utri
Berlusconi Craxi anziché il canale Guscini Martelli. E allora, dicevo, e veniamo alle intercettazioni telefoniche, in questo quadro vanno inserite le risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche, queste intercettazioni telefoniche che confermano le dichiarazioni dei collaboranti finora esaminate e che ricadono peraltro nello stesso periodo in cui i collaboranti si riferiscono. Le intercettazioni sono infatti proprio dell'86, abbiamo visto le dichiarazioni di Galliano che fanno riferimento a eventi lungo quest'asse Cinà dell'Utri Berlusconi a cavallo fra la fine dell'86 e i primi dell'87. Dicevo quindi, sì, e vanno inserite queste risultanze che confermano le dichiarazioni dei collaboranti sia sotto l'aspetto in relazione alla individuazione dell'evoluzione del ruolo di Dell'Utri e Cinà rispetto a Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, sia in relazione appunto alle nuove alleanze politiche che Cosa Nostra cerca di stabilire per il tramite dell'asse Dell'Utri Berlusconi. Naturalmente, per non ripeterci, per dovere del massimo della sintesi possibile, non riesamineremo per intero nel dettaglio il contenuto delle intercettazioni che il collega ha già esaminato nella prima parte del repositorio. Anzi, come ricorderete, l'abbiamo pure direttamente sentite alcune di queste intercettazioni. Ma dobbiamo comunque svolgere qualche considerazione ulteriore su alcuni passaggi di queste intercettazioni, sul contesto delle intercettazioni nel loro complesso, nella misura in cui danno un'ulteriore chiave di lettura alla luce di queste risultanze, quelle che abbiamo esaminato finora. E allora, attentato di via Rovani, sappiamo, avvenuto il 28 ottobre 1986 a Milano, via Rovani 2, dove vi era una sede di rappresentanza, la sede di rappresentanza della Fidesz. Ebbene, il punto di partenza dal quale dobbiamo muovere e verificare se siano emersi i riscontri delle dichiarazioni dei collaboranti e di quelle di Galliano in particolare, visto che è emerso da quanto Galliano dice che agli inizi del 97 Riina sapeva che, testualmente ha detto Galliano, i catanesi avevano messo in quel periodo una bomba in una proprietà del Berlusconi. Ed è per questo motivo che aveva Riina cercato di approfittare, come dire, di questa situazione con lettere e telefonate minatorie che erano state inviate da uomini d'onore palermitani da Catania, previo a intesa con i catanesi, circostanze queste che sono state confermate, come abbiamo già detto, anche da Anselmo Francesco Paola. Beh, innanzitutto ha un valore in sé il riscontro della telefonata del 29 novembre 86, telefonata del 29 novembre 86 su un fatto non oggetto di pubblicazione giornalistica o di notizie di stampa, che certamente non può ritenersi e pensarsi che Galliano fosse a conoscenza del contenuto di questa intercettazione, che fosse a conoscenza dell'evolversi di questa vicenda, perché come vedremo Galliano fa un riferimento, per quello che lui sa, sulla dinamica, lo svolgersi di questa vicenda, che ha una straordinaria conferma parallela delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, perché vi è già nelle dichiarazioni di Galliano, come viene nelle intercettazioni telefoniche, il ruolo di Dell'Utri e Cinà, il fatto che inizialmente la cosa viene attribuita da Berlusconi a personaggi palermitani, e cioè a Vittorio Mangano, il fatto che poi invece Dell'Utri gli dice che la cosa non viene da Vittorio Mangano e che ha acquisito informazioni, ha messo in movimento Tanino Cinà, così come dice Galliano, e che ha acquisito delle ulteriori informazioni, come dice Galliano, da Cinà e Dell'Utri, informazioni che, di cui metterà a parte però personalmente Berlusconi. Andiamo con ordine, quindi. Dicevo, la prima telefonata è quella del 29 novembre 86 e alle ore 0:12, quindi nella notte immediatamente successiva all'attentato della serata del 28 novembre 86. La telefonata è subito dopo la mezzanotte, quindi 29 novembre, ma è lo stesso giorno, alle 0:12. Telefonata nel corso della quale Dell'Utri discute con Silvio Berlusconi, e Berlusconi che telefona e si parla
di questa bomba, di questo attentato. Poi Dell'Utri parla anche con Fedele Confalonieri circa le probabili motivazioni della bomba che è stata messa in via Rovani. Prima domanda: noi abbiamo elementi per poter trarre, elementi da cui trarre il fatto che Galleano fosse a conoscenza del contenuto dell'intercettazione? No. Abbiamo un primo dato, quindi, di straordinaria conferma e riscontro della dichiarazione di Galleano, che in effetti, come Galleano dice, viene messo a parte della bomba in via Rovani che riguardava Berlusconi, viene messo a parte Dell'Utri, e Dell'Utri che da quel momento si muove per acquisire informazioni, come in effetti, dice Galleano, è il risultato dell'intercettazione telefonica. Berlusconi dice in questa telefonata: la bomba è stata messa da Vittorio Mangano, e questo lo avrebbe in parte compreso dalle modalità dell'atto. Dice Berlusconi, commenta dicendo: una bomba fatta con un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, fatta con molto rispetto, quasi con affetto, fatta soltanto sulla cancellata esterna. In più Berlusconi dice di arrivare a questa conclusione sulla base di quanto i carabinieri gli hanno detto, la versione dei carabinieri, perché i carabinieri avrebbero detto Berlusconi che Mangano era fuori. Noi sappiamo che così non era, comunque non conta questo. I carabinieri dicono che Mangano era fuori, cioè non era detenuto, e quindi questo conferma la convinzione in Berlusconi che sia stato lui. Dell'Utri si mostra sorpreso e concorda sul fatto che probabilmente si tratta di un fatto estorsivo. Della medesima opinione poi è anche Fedele Confalonieri. La telefonata si chiude con una conferma da parte di Lucio Berlusconi che l'atto prelude a una telefonata estorsiva, eccetera. Ciò che qui comunque ai nostri fini qui interessa, ripeto, per il resto l'ha già esaminato il collega, che nello stesso periodo indicato da Galleano, attenzione, proprio lo stesso periodo indicato da Galleano, coincidenza veramente impressionante, viene effetti quella bomba, una bomba che è stata messa in una proprietà di Berlusconi. Lo dice Galleano, risulta dalle intercettazioni. Due, secondo dato importante sul quale ragioneremo poi, che da questa intercettazione viene fuori che Berlusconi è convinto di attribuire la paternità a Vittorio Mangano, accreditando in questo senso la tesi dei carabinieri. Dopodiché abbiamo la telefonata successiva della mattinata successiva, 9:20, 29 novembre 86, ancora in entrata sull'utenza intestata alla moglie di Dell'Utri. Berlusconi e Dell'Utri discutono, si parla della bomba cercando insomma di minimizzare il fatto, definito un semplice segnale acustico. Berlusconi dice che gli dispiacerebbe se i carabinieri da questa roba qui, da un segnale acustico, facciano una limitazione della libertà personale a lui, alludendo chiaramente a Mangano. Bene, innanzitutto una considerazione en passant. Questi elementi, da questa intercettazione e questi dati che ho citato, estrapolati dall'intercettazione, non sono già elementi che evidenziano anch'essi da soli il risultato dell'adoperarsi Dell'Utri presso il gruppo Fininvest in favore dell'organizzazione mafiosa? Non sono già chiarissime queste parole che abbiamo sentito in aula dalla viva voce del presidente Berlusconi per esprimere nel migliore dei modi quello che abbiamo inteso nella scorsa udienza quando abbiamo espresso il concetto della cosiddetta vittima consapevole? E Berlusconi non si è trasformato in quella vittima consapevole di Cosa Nostra che emerge da queste telefonate proprio grazie all'apporto decisivo di Dell'Utri? In definitiva, non costituisce già un contributo rilevante ai sensi dell'articolo 216 bis quello posto in essere da Dell'Utri rispetto a questa vicenda, avere trasformato l'imprenditore Berlusconi in una vittima consapevole di Cosa Nostra? Bene, aperta e chiusa questa parentesi, tanto per tenere presente sempre diciamo le coordinate nelle quali ci muoviamo, quanto a Dell'Utri, e ancora dalla intercettazione emerge comunque che nonostante le certezze di Berlusconi, che si fondano prevalentemente sulle informazioni fornite dai carabinieri, Dell'Utri invece è sostanzialmente dubbioso, non si acquieta a quello che Berlusconi gli dice, cioè che è Vittorio Mangano, e che ci ha riflettuto, dopo averci riflettuto anche la notte, l'indore mattina, è certo che tutto è da attribuire a Vittorio Mangano. E infatti dice intanto, dice che sentirà il dirigente della Digos di Milano sul punto. Ma qual è la necessità di sentire il dirigente della Digos? Innanzitutto è verificare se davvero vi siano questi elementi
a carico di Vittorio Mangano. Vediamo se per caso l'altro corpo di polizia, visto che i carabinieri individuano e privilegiano la pista Mangano, se l'altro corpo di polizia dovesse pensarla diversamente, qualche, se è possibile, una spiegazione diversa che non coinvolga Vittorio Mangano, rispetto al quale evidentemente Dell'Utri agli occhi di Berlusconi si sente in un certo qual senso garante. Quindi qualora dovesse essere stato Berlusconi a fare, dovesse essere stato Mangano a fare questa cosa in danno di Berlusconi, Berlusconi avrebbe motivi di rimprovero nei confronti di Dell'Utri, e quindi Dell'Utri cerca, diciamo, delle spiegazioni, delle soluzioni alternative. Dopodiché la telefonata importante, quelli con la, come è noto, le altre dopo l'incontro con la Digos non sortiscono alcun effetto concreto. L'altra telefonata importante, come sappiamo, è quella del 30 novembre 86, delle ore 14.01, e quindi siamo esattamente l'indomani rispetto all'ultima telefonata Berlusconi Dell'Utri. Dell'Utri dice che ha visto Tanino, c'è bisogno di dire il cognome perché Berlusconi intende subito a chi ci si riferisca, che è qui a Milano, ed è chiaramente Tanino Cenà, e gli riferisce l'esito del colloquio. Andando subito al cuore della questione, alludendo chiaramente all'ipotesi già avanzata da Berlusconi, ma prima di Berlusconi, prospettata dai carabinieri, che individuano in Mangano autore delle minacce, e afferma in modo categorico, è da escludere quella ipotesi, questo diceva Dell'Utri, è da escludere quella ipotesi, e motiva dicendo perché è ancora dentro, non è fuori. Ma non basta. Dell'Utri, mostrando di attribuire a Gaetano Cinà un'autorevolezza ben superiore a quella dei carabinieri, basa la sua certezza nell'escludere ogni responsabilità del Mangano non sul fatto che Vittorio Mangano è dentro, non è dentro perché è fuori, ma perché gliel'ha detto Tanino Cinà. Tanino Cinà mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Ora, siccome Cinà e come Cinà Dell'Utri sono palermitani, il Pubblico Ministero naturalmente sostiene che non siano soltanto palermitani, per Cinà attribuisce anche la qualifica di uomo d'onore e a Dell'Utri attribuisce essere emersi elementi riguardo a questi suoi rapporti stabili con l'organizzazione mafiosa, ma è risaputo comunque quello che varie sentenze hanno consacrato, ma è risaputo comunque per qualunque palermitano, anche come Cinà, che gli uomini d'onore, anche detenuti, continuano a essere legati alle associazioni mafiose da cui provengono, come Cosa Nostra, continuano a delinquere pur se detenuti. E allora non si comprende, siamo perdendo in questo momento da Luigi Berlusconi, non si comprende come Cinà potesse assumersi la responsabilità di escludere con categoricità agli occhi di Dell'Utri, e sapendo che Dell'Utri lo dirà a Berlusconi, perché per la ragione che già esposto il collega, Dell'Utri è presente alla telefonata che Dell'Utri fa a Berlusconi, quindi non si può neanche supporre che sia stato, come si dice a Palermo, Dell'Utri ad allargarsi, perché Cinà è presente, Dell'Utri non può permettersi di dire a Berlusconi che Cinà ha detto categoricamente che è da escludere assolutamente senza che questo fosse vero, perché Cinà è presente, risulta dal fatto che pochi minuti dopo viene fatta un'altra telefonata con lo stesso apparecchio telefonico e Dell'Utri e Cinà poi si passano l'apparecchio, quindi Cinà è presente quando Dell'Utri fa la telefonata a Berlusconi e dà le assicurazioni sul fatto che è impossibile, perché Cinà dice, non io Dell'Utri dico, che Cinà dice, per dare maggiore autorevolezza a quello che dice Dell'Utri, si appoggia, diciamo, alla parola di Cinà, che Cinà dice che è impossibile che sia stato Vittorio Mangano. E allora dicevo, siccome Cinà, secondo il Pubblico Ministero, è già dipendente provato come uomo d'onore, lo potremmo addirittura dire come palermitano, non solo come uomo d'onore, è impensabile che Cinà potesse assumersi la responsabilità di escludere con categoricità che Mangano fosse in qualche modo responsabile dell'attentato, tranne in un caso. E cioè che si avvalga di una sua personale, diretta e approfondita conoscenza delle cose di Cosa Nostra. Ma quello che rileva, inoltre,
ai nostri fini in questo momento, è il comportamento di Dall'Utri, il comportamento del senatore Dall'Utri che si affida al CNA e che attribuisce questo ruolo, questo rilievo, questa autorevolezza a quel che CNA dice, sul chiaro presupposto che CNA è perfettamente a conoscenza di tutto quanto possa riguardare Mangano e l'associazione Cosa Nostra. E questo, nessun altro, per la verità, è il significato che può essere attribuito alla categorica assicurazione Dall'Utri, che di fronte a quel che aveva detto Berlusconi, che di fronte all'opinione dei carabinieri che avevano dato, attribuito a Vittorio Mangano la paternità dell'attentato, che non aveva acquisito nessuna informazione in senso contrario dal dirigente della Digos, invece sulla base della rassicurazione di Cinà gli dice non solo che non è Vittorio Mangano a quale bisogna attribuire quella attentato, ma che non c'è nessuna ragione di preoccuparsi, che c'è da stare tranquillissimi. Perché Dall'Utri ha necessità di fare questa precisazione? Perché apparentemente il tenore delle telefonate precedenti, Berlusconi, nel momento in cui attribuiva a Vittorio Mangano questo attentato, era tranquillissimo. Tant'è che lui stesso è preoccupato dalle conseguenze di Vittorio Mangano, dice che è disposto, dice di averlo detto ai carabinieri. Avvocato, io perdo il filo, capisco che la mia intervista è interessante, voi volete discutere subito, dopo magari. E dicevo, perché dice c'è da stare tranquilli, necessità di dare questa assicurazione di fronte a un Berlusconi che invece ha dimostrato di essere già tranquillo attribuendolo a Vittorio Mangano? Evidentemente Dall'Utri vuol dire qualcos'altro, perché se non è Vittorio, se non è stato Vittorio Mangano e Berlusconi era tranquillo nel caso in cui fosse stato Vittorio Mangano, il fatto che non sia Vittorio Mangano dovrebbe mettere più in apprensione Berlusconi e non stare tranquillo. Evidentemente è un'assicurazione ulteriore quella che vuole dare Dall'Utri. Vuol dire che da Cosa Nostra è venuta a Cinà le assicurazioni che si può stare tranquilli. È questo che Dall'Utri vuole dire a Berlusconi. E infatti c'è dell'altro che Dall'Utri deve comunicare a Berlusconi. C'è da stare tranquillissimi. E non c'è da stare tranquillissimi, e come vedremo, abbiamo già detto l'altra volta, non mette affatto tranquillo Berlusconi, che improvvisamente diventa un po' silenzioso e in realtà subentra la preoccupazione in Berlusconi. Questo è evidentemente, secondo lo stile tipico, secondo il linguaggio tipico dei mafiosi, viene fuori da questa frase: dico di stare tranquillo quando voglio metterti in agitazione. C'è da stare tranquillo, è il tipico avvertimento dal sapore mafioso. Ma comunque, dicevo, l'affermazione di Dall'Utri tende a un momento ulteriore, un momento in cui si spiegherà, perché poi è chiaro che poi a quattro occhi Dall'Utri dovrà dare delle indicazioni a Berlusconi che dovranno farlo stare tranquillo. È una promessa di precisazione partendo dal principio che c'è da stare tranquillissimo, e questo c'è da stare tranquillissimo evidentemente deve significare verso Berlusconi che ha ottenuto Dall'Utri e si fa garante Dall'Utri della rassicurazione che Dall'Utri deve aver avuto da Cinà, che va al di là del solo Mangano. Cioè, per poter dire c'è da stare tranquillissimi, evidentemente Dall'Utri vuole dire Berlusconi sta tranquillo perché ho parlato con Cinà e non solo non è Mangano, ma da parte di Cosa Nostra puoi stare tranquillo, non ci sono problemi per i motivi che ti dirò. E infatti, comunque, dice, poi ti parlerò di persona. Il che significa che Dall'Utri è ben chiaro di cosa parla e a cosa si riferisce. Chiude rapidamente e Berlusconi nulla obietta, ogni discussione eventuale a telefono, evidentemente discussione ritenuta troppo spinosa per essere proseguito al telefono. E non poco significativo, direi, nel silenzio appare il comportamento, la vittima consapevole di cui sopra, il comportamento di Berlusconi, che non replica in alcun modo la dichiarazione Dall'Utri, mostra di comprendere perfettamente chi è Tanino e perché Tanino con le sue affermazioni può
con certezza rassicurarlo fino al punto di non obiettare nulla alla scelta che Dell'Utri ha già fatto tra l'autorevolezza delle valutazioni di Cina e l'autorevolezza delle valutazioni prospettate dai carabinieri. Dell'Utri ha scelto in favore dell'autorevolezza di Cina, e Berlusconi, di fronte a questa evidente, apparente anomalia della scelta che ha fatto Dell'Utri, nulla dice, nulla obietta, in attesa che Dell'Utri gli dica di persona quel qualcosa di così delicato da non poter dire per telefono. Dalla lettura di tutte queste risultanze emerge pertanto un riscontro ulteriore delle dichiarazioni dei collaboranti sentiti in questo processo abbiamo finora esaminato, non soltanto in relazione al ruolo attribuito a Cinà e a Dell'Utri di ambasciatore di Cosa Nostra presso il gruppo Fininvest, ma anche in relazione alla ricostruzione della delicata fase di mutamento delle alleanze politiche sviluppatasi a cavallo fra l'86 e l'87, di cui hanno parlato tanti collaboranti. Perché dico questo? Perché sotto questo profilo cos'è che interessa e che è venuto fuori da tutto ciò? Primo luogo, lo dicevamo prima, lo ribadiamo per fare un riepilogo conclusivo su questo aspetto. Nello stesso periodo, quindi indicato da Galliano, viene effetti la bomba messa in una proprietà di Berlusconi di cui lui ha riferito, attentato via Rovani. Due, in effetti, come dichiara Galliano, risulta che Dell'Utri, per comprendere la provenienza dell'attività intimidatoria nei confronti del gruppo Fininvest, si rivolge ad uno e uno solo, che è Tanino Cinà, quello di cui ci parla lo stesso Galliano, senza conoscere il contenuto di questa intercettazione telefonica, lo straordinario riscontro costituito da questa intercettazione telefonica. Tre, nel corso della telefonata Dell'Utri e Berlusconi, nell'ultima di cui abbiamo fatto prima riferimento, Dell'Utri alla presenza di Cinà fa presente della necessità di parlargli della cosa direttamente e personalmente, non per telefono, e quindi usando modalità che denotano speciale delicatezza degli argomenti, e che quindi dobbiamo logicamente, è legittimo desumere, speciale delicatezza degli argomenti che debbono evidentemente andare ben al di là del tenore delle conversazioni fino a quel momento regolarmente tenute per telefono. Perché che vi fosse stata una bomba, che questa bomba era finalizzata a un'attività estorsiva, che questa finalità estorsiva dovesse o non dovesse essere attribuita a Vittorio Mangano, ha costituito motivo di conversazioni in chiaro telefoniche tra Berlusconi e Dell'Utri, fra Dell'Utri e Confalonieri, poi di nuovo fra Berlusconi e Dell'Utri, e più di una volta. Improvvisamente, dopo il colloquio che Dell'Utri ha avuto con Tanino Cinà, l'argomento diventa più delicato, così delicato che non se ne può parlare più per telefono. Evidentemente, se la logica ha una sua dignità scientifica e ce l'ha, alla fine di questo iter logico consegue che evidentemente c'è qualcosa d'altro, di diverso dal tenore della conversazione fino a quel momento avuto, che Dell'Utri deve dire a Berlusconi di persona. Perché si trattava di dire semplicemente: beh, non è Vittorio Mangano, perché Vittorio Mangano è stato in carcere. E che problema c'è? C'è da stare tranquilli, perché non c'è già Vittorio Mangano. Chissà, saranno dei ragazzacci di strada che hanno messo questa bomba. Se avesse dovuto dire solo questo, Berlusconi, che bisognava dire, e Dell'Utri a Berlusconi, che bisognava di chiedere un incontro appartato e riservato, rimandando a questo momento. Evidentemente c'è dell'altro, e c'è dell'altro che giustifica la particolare delicatezza tale da non parlarne per telefono, che è diverso da Vittorio Mangano e dal ruolo di Vittorio Mangano e dall'estorsione, perché si trattava di estorsione di altri, di scassapagliari. Non se ne sarà parlato della possibile estorsione di Vittorio Mangano, figuriamoci se non poteva parlare liberamente al telefono Dell'Utri della estorsione degli scassapagliari di Milano. Quarto punto, quarto riscontro. In coincidenza temporale con questi contatti, lungo l'asse Cinà, Dell'Utri, Berlusconi, sarebbe stato stipulato, secondo le dichiarazioni di Galliano, che certamente non poteva conoscere nel dettaglio il contenuto di tali intercettazioni, un accordo fra Cosa Nostra ed esponenti del gruppo Fininvest
lungo lo stesso asse Cinà Dell'Utri Berlusconi, chiusosi anche per effetto, non solo, anche per effetto del messaggio intimidatorio contenuto in quella bomba messa, come dice Galliano, in una proprietà di Berlusconi, accordo in base al quale si sarebbe stabilito che Cosa Nostra avrebbe appoggiato elettoralmente il Partito Socialista Italiano in cambio di benefici che Cosa Nostra avrebbe ricavato. Galliano ha dichiarato sul punto: c'era stato un accordo con il Partito Socialista perché per i carcerati, per la mafia, dice, per aiutare la mafia. Ebbene, tutto ciò, tutti questi elementi non costituiscono già più che sufficiente e valido riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti e di quelle di Galliano in particolare? Non consente tutto ciò di dimostrare ancora una volta che il materiale probatorio a carico dell'imputato è costituito dall'incrocio di elementi probatori d'accusa di natura eterogenea? Molteplicità delle dichiarazioni dei collaboranti convergenti fra loro, risultanze di intercettazioni telefoniche, riscontri logici, riscontri obiettivi. Il pubblico ministero ritiene di sì. Nel caso di specie, la prova della condotta posta in essere da Dell'Utri in questa vicenda, che emerge non solo dalle dichiarazioni dei collaboranti, ma anche dalle intercettazioni telefoniche, evidenzia un'ulteriore prova che si aggiunge alle altre del costante e ripetuto concreto suo adoperarsi per favorire Cosa Nostra e per agevolare in questo caso la realizzazione di una precisa, un'altra precisa finalità dell'organizzazione mafiosa, e cioè stabilire una nuova, sia pur come vedremo, provvisoria alleanza politica con pezzi significativi del Partito Socialista Italiano. Un adoperarsi, quello di Dell'Utri, peraltro ad altissimo livello, perché posto in essere per favorire non una qualsiasi minuta esigenza dell'organizzazione mafiosa, ma per soddisfare un'esigenza essenziale per la stessa sopravvivenza dell'associazione mafiosa nell'ambito di una sua finalità strategica, concepita peraltro ai massimi livelli, perché ideata e perseguita personalmente da Salvatore Riina, il cosiddetto capo dei capi del sodalizio. È finalizzata a una finalità strategica, dicevo, quella della impunità di Cosa Nostra. E allora ritiene il pubblico ministero che da questa vicenda, da questi elementi, siano emersi riscontri, come emergono, peraltro, diciamo, per quel che vale, riscontro dalle intercettazioni telefoniche che citiamo solo per sommi capi, dalle quali emerge intercettazioni telefoniche e dell'87 e dell'88 come il rapporto fra l'onorevole Craxi e il presidente Berlusconi fosse di particolare, peraltro diciamo questo pure noto a tutte le cronache di attualità e libri oramai di storie, e i rapporti diciamo stretti fra l'allora presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi e l'allora imprenditore Silvio Berlusconi. Faccio riferimento sia alla telefonata del 31 dicembre 86, dove, nel corso della quale, nel farsi gli auguri di buon anno Dell'Utri e Berlusconi, si fa riferimento a vicende private che dimostrano lo stretto rapporto di profonda amicizia fra Craxi e Berlusconi. Faccio riferimento alla telefonata del 12 luglio 88 fra Maria Pia Dell'Utri e Rita Dalla Chiesa, nel corso della quale si fa riferimento ai numerosi capodanni trascorsi insieme Berlusconi con Bettino Craxi e anche con Marcello Dell'Utri. Quella è una telefonata già letta il collega, dove si fa riferimento semmai al fatto che per la prima volta è un capodanno dopo 20 anni, dice Maria Pia Dell'Utri. Sono 20 anni che passa tutti i capodanni, Silvio, sono 20 anni che passa tutti i capodanni con Marcello, Bettino, con questi 20 persone a casa sua. Quest'anno, invitando Previti, non ha invitato Marcello. Una telefonata questa che costituisce un ulteriore elemento sul quale soffermare un attimo la nostra riflessione, e cioè perché indica un nuovo momento di difficoltà che Dell'Utri attraversa sul rapporto con Berlusconi, perché questo rapporto con Berlusconi non è stato tutto rose e fiori. Anche questo
ha avuto dei momenti di raffreddamento, dei momenti di difficoltà sui quali si è soffermato a lungo il collega nella prima parte della requisitoria, che momento di difficoltà che anch'esso sembra concernere, come già negli anni 70, difficoltà, in realtà frizioni, in realtà rispetto a Cosa Nostra, cioè l'organizzazione che, rispetto al quale Dell'Utri costituiva garante, era garante. No momento di difficoltà con Cosa Nostra, che soprattutto si evidenzia da una telefonata sempre del 1988, quella a cui avevo fatto riferimento prima, anch'essa già richiamata dal collega nella prima parte della requisitoria, cioè la telefonata intercettata sull'utenza in uso a Renato Della Valle nell'ambito di un procedimento a carico del Della Valle stesso, fra Silvio Berlusconi e Renato Della Valle, diceva, intercettata il 17 febbraio 88 alle ore 9:27, nel quale Berlusconi descrive una grave minaccia rivolta ad un suo familiare. Dice, questa telefonata, il presidente Berlusconi, sono messo male fisicamente, poi c'ho tanti casini in giro a destra e a sinistra, ce n'è uno abbastanza grosso, per cui devo mandare via i miei figli che stanno partendo adesso per l'estero, perché mi hanno fatto estorsione in maniera brutta. Una cosa che mi è capitata altre volte, decenni fa, e sono ritornati fuori. Sai, siccome mi hanno detto che se entro una certa data non faccio una roba, mi consegnano la testa di mio figlio a me e espongono il corpo in Piazza del Duomo. E allora sono cose poco carine da sentirsi dire. E allora ho deciso, li mando in America e buonanotte. Senti, quando è quella scadenza? Chiede Della Valle. Non ho la scadenza di quei delinquenti che ti hanno detto, fra 6 giorni. Una telefonata che fa quindi evidentemente riferimento a nuove gravi minacce subite da Berlusconi, che questa volta sembra davvero molto preoccupato, il che rivela una gran differenza rispetto all'atteggiamento mostrato da Berlusconi appena 2 anni prima, dopo l'attentato di via Rovani, quando Berlusconi pensava di attribuire la cosa a Vittorio Mangano, rispetto al quale però, voglio dire, al di là di questo dato nulla possiamo trarre. Il commento di Berlusconi sul punto è troppo allusivo, troppo enigmatico per cogliere ulteriori elementi identificativi circa le minacce che lo hanno raggiunto. Non sappiamo cosa avrebbe dovuto fare il presidente Berlusconi, l'allora imprenditore Berlusconi, entro pochi giorni, entro 6 giorni. Avremmo anche questo, costituiva una delle domande che quel giorno a Palazzo Chigi avremmo voluto rivolgere al presidente Berlusconi, se non si fosse avvalso la facoltà di non rispondere, il presidente ci avrebbe potuto fornire quei chiarimenti indispensabili, lo ripeto, indispensabili, che come noi sostenevamo e ribadiamo oggi, solo il presidente avrebbe potuto fornire. Dico, apro e chiudo la parentesi, e il che si dica solo a titolo, diciamo, onor di cronaca per soddisfazione personale, non era, come disse l'avvocato Ghedini in quell'udienza del 26 novembre 2002, come risulta dalle trascrizioni, che ribadiva l'opportunità di avvalersi della facoltà di non rispondere al presidente Berlusconi per l'inutilità del suo contributo. Il contributo del presidente Berlusconi non sarebbe stato inutile se avesse risposto alle domande. Poi rimane il fatto che naturalmente il suo legittimo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma non era, come l'avvocato Ghedini disse, non sarebbe stato un inutile contributo all'accertamento della verità. Il pubblico ministero credo abbia dimostrato più volte che sarebbe stato un indispensabile contributo all'accertamento della verità. Chiusa la parentesi. Certo è che questa telefonata e quindi tale minacce si collocano in epoca successiva alle elezioni del 1987, quando, secondo il racconto dei collaboranti, si erano già deteriorati i rapporti tra Cosa Nostra e quegli ambienti del Partito Socialista con i quali era intervenuto l'accordo elettorale del 1987, anche in ragione della insoddisfazione degli ambienti socialisti rispetto all'esito di quell'appoggio elettorale. E direi che questo conferma che, come dice Sino, abbiamo letto poc'anzi questo passaggio, le sue dichiarazioni dibattimentali, Cosa Nostra era in quel periodo, fu tutto in quel periodo, alla ricerca spasmodica, ha usato questa espressione Angelo Sino, alla ricerca spasmodica di nuovi referenti politici. Ebbene, Cosa Nostra, come abbiamo visto,
l'abbiamo visto più volte, quanto mai anche in questo processo, questa ricerca spasmodica di referenti, questo tentativo di stringere meglio le sue alleanze, questa sua ricerca di imporre con più forza i suoi, si fa per dire, servigi, questo tentativo di imporre con più forza i servigi dei suoi ambasciatori, dei suoi mediatori come Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri, Cosa Nostra le ha fatti, le ha effettuata questa ricerca, l'ha sempre effettuato usando il suo tipico linguaggio, quello delle bombe, delle minacce, degli avvertimenti più o meno espliciti, come quelli che giunsero all'allora imprenditore Berlusconi ancora una volta in quel febbraio del 1988, quando Berlusconi ancora veniva, non a torto a ragione si potrebbe dire, ma direi a ragione, come uno dei potenziali tramiti più interessanti dal punto di vista Cosa Nostra, se si volesse giungere e si volesse, come dicono i mafiosi, agganciare l'onorevole Bettino Craxi. Anche perché, come abbiamo visto, il rapporto e le funzioni, che lo vedremo ancora una volta, gli attentati stand, le finalità apparentemente, ufficialmente, veramente estorsive, dimostrano sempre l'esistenza di ulteriori ragioni che alcuni collaboranti hanno definito segrete, alcuni che proprio non sono a conoscenza delle finalità ulteriori. Per esempio, rispetto agli attentati stand, c'è qualche collaborante che ha detto si sentiva, si percepiva, si capiva che c'era qualcos'altro oltre la finalità economica, qualcosa di segreto, ma onestamente questi collaboranti ci hanno detto ma io non sono a conoscenza cosa fosse questo qualcos'altro, questa finalità ulteriore che la famiglia catanese in quel caso intendeva perseguire. E quindi finalità ad ampio spettro, atti finalizzati a più funzioni, estorsione sì, ma non solo estorsione, agganciare ulteriormente questi soggetti, trasformarli da vittime consapevoli in possibili tramiti per i canali attivati da parte dell'organizzazione mafiosa. Peraltro, e cambio argomento, molto brevemente, prima di arrivare alla vicenda degli attentati stand, che le minacce indirizzate a Berlusconi non avessero soltanto finalità estorsive, e sarebbe illogico e irrazionale che avessero soltanto finalità estorsive, risulta anche da altri elementi, non soltanto dall'elemento che è significativo, che tutte le risultanze acquisite sono invece al contrario indicative della regolarità dei versamenti pattuiti, ma anche dall'esito di un'altra attività di indagine autonomamente svolta da altro ufficio giudiziario, da altra autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria di Firenze, i cui risultati sono stati acquisiti in questo processo, che ha riscontrato le dichiarazioni rese anche in questo dibattimento da Angelo Sino. Indagine dalla quale risulta che la società COGE, Costruzioni Generali S.P.A., riconducibile al gruppo Berlusconi, in quello stesso periodo acquisiva appalti in Sicilia senza conflitti con la locale imprenditoria mafiosa, anzi entrando in società con alcuni imprenditori a loro volta legati a Cosa Nostra. Che ha detto Sino Angelo sul punto nella sua deposizione? Domanda del pubblico ministero. Lei poco fa ha detto che Berlusconi, su domanda proprio della difesa, che Berlusconi aveva una società che lavorava in Sicilia, però non ha detto il nome di questa società. Lo può fare? COGE, dice Sino. Sì, con sede a Parma. Lei sa se questa società fosse proprio intestata a Berlusconi o se invece fosse intestata a terze persone? No, penso che fosse intestata al fratello o a organizzazioni finanziarie vicine al fratello, era amministrata da un certo Mion. Aveva dei lavori in associazione con Filippo Salamone. E in particolare, in effetti, è stato confermato dalle indagini acquisite, del quale ci ha riferito l'ispettore Puccioni,
che la società Cogge ha acquisito l'appalto del consorzio di bonifica a basso carbone di Menfi, registrato il 27 aprile 1988, stesso anno della telefonata di cui abbiamo visto fra Berlusconi e Della Valle, dell'attentato, degli atti intimidatori del 1988. L'appalto del comune di Castonaci, Trapani, registrato il 3 maggio 1988, sempre lo stesso anno della telefonata Berlusconi della Valle. L'appalto del comune di Castonaci, registrato il 21 novembre 1988, sempre lo stesso anno della telefonata Berlusconi della Valle. L'appalto del consorzio del bacino dell'Alto Medio Belice, registrato il 20 novembre 1988, sempre lo stesso anno. E poi l'appalto all'amministrazione provinciale di Trapani, registrato il 25 settembre 1990, stesso anno degli attentati di Santa. E poi ancora in avanti, fino all'appalto del Consorzio Area Sviluppo Industriale Sicilia Orientale di Catania, registrato il 15 aprile 1992, in piena strategia stragista, e l'appalto del Comune di Custonaci di Trapani, registrato il 21 giugno 1993, anche questo in piena strategia stragista. L'ispettore Puggioni ha riferito in dibattimento dell'appalto, fra l'altro, dell'appalto per la realizzazione di una galleria nell'isola di Favignana in associazione temporanea di imprese avente nome Tunnedil tra la Cogge, la Impresim S.p.A. e le Impreget S.r.l. Tutte queste ultime, imprese e Impreget, imprese in mano ai imprenditori poi imputati per associazione mafiosa, e cioè Micichè, Giovanni e Salamone, Filippo per le imprese, Gentile Giovanni per la Impreget S.r.l. E il testo è riferito anche in ordine ai soggetti che hanno ricoperto cariche all'interno della società Cogge, in specie Cesare Manghi, Lino Alessio Mion, Giorgio Mori, Salvatore Simonetti, nonché il riferimento ai soci della medesima Cogge, tra cui, oltre ai soggetti sopracitati, anche la Paolo Berlusconi Finanziaria SRL. Il medesimo testo è riferito inoltre in ordine all'appalto al Comune di Custonaci dell'associazione di imprese fra la Cogge e l'impresa di Tarantolo Vito, anch'esso imputato per il reato di associazione mafiosa. Peraltro, Tarantolo e Gentile risultano anche oggetto di dichiarazioni di Raffa Vincenzo, per le quali rinvio quanto si espone in memoria. Tutte queste circostanze, peraltro, sono state confermate anche dal diretto interessato Paolo Berlusconi, il quale, sentito all'udienza del 12 maggio 2003, non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ciononostante ha contattato il fratello, ma ciononostante è apparso poco propenso, diciamo così, a fornire notizie in ordine ai suoi soci nella Cogge, e in particolare sul conto del suo unico socio siciliano, Simone Salvatore, nativo di San Salvatore, nativo di San Giuseppe Jato. E infatti Berlusconi ha reso sul punto, Paolo Berlusconi ha fornito sul punto una versione a dir poco del tutto inverosimile, laddove ha detto non solo di non conoscere questo suo socio, ma addirittura di non aver mai sentito nominare il Simonetti, che pure risulta essere uno dei suoi quattro soci nella Cogge. Uno spaccato, insomma, che costituisce un'ulteriore conferma del fatto che non erano certamente gli affari a dividere alcuni imprenditori legati all'associazione mafiosa e imprese riconducibili al gruppo Berlusconi. Anzi, proprio in quel periodo vi erano appalti gestiti in Sicilia e in comune da soggetti da una parte legati all'organizzazione mafiosa e da società riferibili al gruppo Berlusconi, un'ulteriore conferma del fatto che, se, ripeto, la logica è una scienza e non è un'opinione, appare del tutto illogico che le esigenze prese di mira da Cosa Nostra fossero soltanto di tipo economico e estorsivo, il che conferma quindi, a parere del pubblico ministero, costituisce un ulteriore riscontro, quantomeno su un piano logico, del fatto che le esigenze prese di mira da Cosa Nostra erano ben altre, con quegli atti intimidatori della seconda metà degli anni Ottanta, attenendo invece proprio a quella ristrutturazione dei rapporti con la politica che erano un'esigenza avvertita da Salvatore Riina nella seconda metà degli anni Ottanta, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta.
In questo stesso quadro si inserisce e si deve collocare la vicenda degli attentati Standa, che costituisce, come abbiamo già detto anche in premessa, uno snodo centrale dell'evoluzione del ruolo svolto da Dell'Utri nella realizzazione degli obiettivi strategici di Cosa Nostra, ed essendo emerso un ruolo importante che Dell'Utri ha svolto in questa vicenda nell'interesse di Cosa Nostra, dal quale è emersa la progressione anche dei suoi rapporti non solo con le famiglie palermitane, ma anche con le famiglie catanesi, con la famiglia di Catania di Cosa Nostra e segnatamente con il capofamiglia Litto Santa Paola e con i suoi luogotenenti. Rapporti comprovati sia dalle dichiarazioni di alcuni importanti collaboratori di giustizia, sia da quelli catanesi che da quelli palermitani, sia da una serie di risultanze provenienti da indagini svolte dall'autorità giudiziaria catanese, comprese alcune intercettazioni telefoniche. Vanno innanzitutto esaminate le dichiarazioni comunque dei collaboranti catanesi, a partire dalle dichiarazioni di Maurizio Avola e Filippo Malvagna, in quanto sono i collaboranti catanesi che hanno riferito innanzitutto, perché naturalmente con una conoscenza privilegiata di questi fatti, della vicenda dello snodarsi, della vicenda degli attentati Standa e dei contatti che si svilupparono fra l'associazione ed emissari della struttura Standa facente capo al gruppo Fininvest a seguito di questi attentati dinamitardi, attentati incendiari posti in essere nel 1990, tra i quali ricordiamo in particolare l'incendio, quello peraltro più grave e con effetti più devastanti, l'incendio del 18 gennaio 1990 dei magazzini Standa di Catania siti in via Etnea, cui fecero seguito l'incendio della filiale Standa sita in via Bertuccio a Catania il 21 gennaio 1990, che non si propagò come il primo soltanto grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco. Anche l'incendio del 12 febbraio 1990, anch'esso non sviluppatosi grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco, anch'esso a Catania. L'incendio del 13 febbraio 1990, dell'incendio nei confronti della Copat 5 di Paternò, affiliato Standa, con danni economici che vennero quantificati in 875 milioni di lire. E l'incendio del 16 febbraio 1990, il tentativo di incendio del 16 febbraio 1990 della filiale Standa di Catania di Piazza Risorgimento, che venne subito domato con lievi danni. Che questi attentati avessero una motivazione ben precisa ed ulteriore rispetto a quella meramente estorsiva emerge però non dai collaboranti, emerge però in modo direi organico e panoramico non dai collaboranti catanesi ma da un collaborante palermitano, il che ha una sua spiegazione e giustificazione, perché nella scala gerarchica interna a Cosa Nostra palermitana questo collaborante palermitano si trovava ai massimi livelli, mentre i collaboranti catanesi non sono sicuramente dello stesso grado mafioso, tra virgolette. Parlo di Antonino Giuffrè. E Antonino Giuffrè, che sentito il 7 gennaio 2003, dice che questa strategia di attentati si inseriva nel solco
emerge, diciamo, che era nel solco della ricerca di nuovi referenti politici. Gioffre però ciò che riferisce è che Totò Riina gli disse di porre in essere danneggiamenti alle strutture standard esistenti sul suo territorio, proprio perché era ben diverso la finalità perseguita. A domanda del pubblico ministero, lei volevo chiedere se ha mai sentito parlare della standa. Sì, può dirci in che occasione, eventualmente con chi. Nel corso di una riunione mi ha chiamato il proposito Salvatore Riina. Mi informa che c'è Nitto Santa Paola che ha dei problemi nella standa, con la standa. Santa Paola era interessato a mettersi la standa nelle mani, sia per quanto riguarda la fornitura di materiali, i prodotti che si vendevano, cioè interessavano la standa, sia per quanto riguarda il versamento di tangenti e sia anche il discorso per mettersi nelle mani la persona proprietaria della standa. Era anche un discorso che andava a interessare anche altre, sempre da notizie del Riina su richiesta Santa Paola, anche Lupim, qualche altra azienda che interessava, se mi ricordo, un'altra persona, forse gli Agnelli. In queste circostanze, risponde specificamente alla sua domanda sulla standa, ho appreso il presidente Salvatore Riina che Benedetto Santa Paola aveva intenzione di mettersi nelle mani a qualsiasi costo i negozi della standa. Ragion per cui ricevevo invito da parte di Riina che se nel mio mandamento ci fossero stati dei negozi standa, dovevo cominciare a prendere in seria considerazione di effettuare dei danneggiamenti. Però nel momento in cui avevo un quadro della situazione completo, prima ne dovevo parlare con il Riina stesso. Domanda il PM, poi come è finita questa cosa? Lei poi effettivamente, da parte mia, risponde Giuffre, non ho avuto nessun seguito, signor procuratore, perché c'era un negozio standa a Termini Alta, a Termini Venezia, che poi successivamente ha chiuso. Ragione per cui per me il discorso standa era chiuso. Quindi, per quanto riguarda il suo mandamento, non ebbe seguito. Io voglio però sapere se lei ha conoscenza di seguiti che riguardano altri mandamenti o comunque altri uomini d'onore. Sì, di altri mandamenti sono conoscenza che a Catania, poi successivamente ci sono andati sotto, hanno cominciato a fare danneggiamenti a questi supermercati piuttosto consistenti. Quindi, cosa emerge da queste dichiarazioni di Giuffre? Che l'interesse di Santa Paola non era soltanto, era anche, ma non era soltanto quello di guadagnare il provento di un'estorsione, bensì di mettersi la standa nelle mani e di mettersi nelle mani la persona proprietaria della standa. Un obiettivo, cioè, strategico, che va ben al di là dell'obiettivo meramente estorsivo, nel perseguimento del disegno di ricostruzione delle relazioni di Cosa Nostra con il mondo della politica. Lo stesso dato, cioè che l'interesse di Cosa Nostra non fosse di natura estorsiva, emerge dalla dichiarazione di Angelo Seino, un altro collaborante palermitano, udienza del 9 giugno 1998. Seino ha riferito, con una ricostruzione convergente con le dichiarazioni rese da altri collaboratori, della strategia tendente ad agganciare tramite il proprietario della standa, e cioè Silvio Berlusconi, l'onorevole Bettino Craxi. È la stessa vicenda, quindi, di cui Silvio ci ha parlato in relazione al 1987. Bettino Craxi, all'epoca segretario nazionale di un influente partito di governo come il Partito Socialista Italiano. Strategia così fortemente perseguita da Cosa Nostra che i capimafia intendevano realizzare tramite il pugno di ferro dei danneggiamenti, nonostante, dice Seino, la prevedibile opposizione di Del Butri. Quando, senta, lei ha avuto modo di apprendere all'interno di Cosa Nostra e di altre vicende riguardanti Del Butri e Berlusconi? Sì, in un'occasione quando c'era stato delle azioni eclatanti a Catania, mi pare che c'era stata la questione del Sigros, eravamo io, Brusco, Santa Paola a Catania. A un certo punto, dice, sì, in quell'occasione il Brusca spingeva Santa Paola a fare un'azione nei confronti di Berlusconi, perché diceva che facendo questa azione nei confronti di Berlusconi sarebbe fatto sentire Craxi. Avrebbe sicuramente ottenuto il fatto, perché loro lo ritenevano vicinissimo a Craxi, lo ritenevano un personaggio con cui arrivare a Craxi. In quell'occasione Giovanni Brusca disse, si lamentò anche di Martelli e lo chiamò con un appellativo, sporco qualche nome, qualche giorno lo ammazzo. E dopodiché ci fu un accenno a Dell'Utri. Disse Sino Angelo, venne futto di Dell'Utri, cioè nel senso che non importava niente se Dell'Utri si poteva risentire di un'azione perpetrata a Catania nei confronti di Berlusconi. E vedi che Nitto rimase un po' imbarazzato di questa sparata a Giovanni Brusca e immediatamente si allontanarono, eccetera, eccetera. So, avvocato, lei non è interrompe, giusto? Poi ci arriviamo.
Abbia pazienza. So effettivamente che c'era stato un primo avvertimento in maniera larvata già nei confronti della sede periferica della stanza, però il Brusco voleva un qualcosa di più eclatante che doveva servire a stringere determinate parti di Berlusconi e dire che praticamente dobbiamo cercare di strizzare certe cose in modo che ci possa far arrivare a Craxi. Quindi un'ulteriore ricostruzione riferita specificamente alla vicenda Standa, che dà una lettura nell'ottica palermitana, peraltro, che aveva già in corso un braccio di ferro, era già un'idea di Rina di arrivare tramite l'asse dell'Uri Berlusconi a Craxi, quindi anche Cosa Nostra palermitana percepisce la possibilità di utilizzare la vicenda Standa per arrivare a Craxi. E abbiamo poi un altro collaborante palermitano che ha fornito una persuasiva spiegazione del motivo per il quale tale strategia di avvicinamento a Craxi mediante Berlusconi venne perseguita adottando l'attuazione di una serie di danneggiamenti di magazzini standard, che ad esempio di ripetitori delle emittenti televisive del gruppo Filmbes. Si potrebbe dire perché fu scelto la Standa e non il ripetitore del gruppo Filmbes. Questo nasceva, ci ha detto Giovanni Battista Ferrante, dalla convinzione diffusa in Cosa Nostra che la Standa fosse in realtà solo in parte di proprietà di Berlusconi, essendovi anche cointeressenze nella società da parte dello stesso onorevole Craxi. All'udienza del 6 aprile 1998 Ferrante dice inoltre quindi avete mai avuto i rapporti con Cosa Nostra, eccetera, eccetera. Salvatore Biondino, passo tutti i passaggi, non vi leggo nel dettaglio tutta la dichiarazione. Salvatore Biondino mi disse che l'80% dice che era di Craxi, di alcuni politici. Veramente mi disse il nome di Craxi. Ora, nessuna prova è stata acquisita del fatto che significative quote societarie della Standa fossero effettivamente di pertinenza dell'onorevole Craxi, ma di per sé tale circostanza non è rilevante ai fini del processo. Ciò che rileva invece, ed è probatoriamente significativo, è che di ciò ne fossero convinti uomini d'onore di spicco come Salvatore Biondino. Salvatore Biondino, persona come è noto ritenuta assai vicina a Totò Riina, tanto ad essere arrestato insieme a lui il 15 gennaio 1993, era convinto che, non sappiamo esattamente sulla base di quali informazioni avute, che l'onorevole Craxi fosse in qualche modo socio occulto della Standa. Questo è motivo sufficiente perché dal punto di vista Cosa Nostra si fosse formata questa convinzione, perché dal punto di vista Cosa Nostra, nella convinzione, si fosse diffusa la convinzione che colpire la Standa fosse il modo più efficace per avvisare contemporaneamente dell'Utri, Berlusconi e Craxi. Totò Riina e i suoi accoliti consideravano la campagna di danneggiamenti nei confronti della Standa come un'altra tappa di avvicinamento rispetto all'onorevole Bettino Craxi, considerato ormai il principale punto di riferimento politico dell'organizzazione mafiosa, alternativo a quelli già allora ritenuti deludenti, sia quelli storici all'epoca individuati all'interno della Democrazia Cristiana, sia quelli più recenti individuati all'interno dello stesso Partito Socialista Italiano, e cioè Martelli. Fino alla Standa non ci arrivo. Comunque vado avanti, diciamo, fino a che mi consente la mia autonomia, Presidente. Un altro quarto d'ora e casomai dovrò poi interrompere a metà questo argomento. Naturalmente, come dicevo prima, sia pur i collaboranti palermitani possono aver riferito, diciamo, il disegno strategico, le finalità ulteriori e le ragioni per le quali la mafia palermitana cercò di inserirsi in un progetto elaborato dai catanesi, è chiaro che sono soprattutto i collaboratori di giustizia catanesi che ci hanno potuto riferire sullo svolgersi, la progressione
dei rapporti tra la famiglia di Catania e chi intervenne subito dopo l'attentato Standa per comporre la questione, la contrapposizione, e cioè di Marcello Del Bottri. E sono numerosi i collaboratori di giustizia catanesi che hanno reso dichiarazioni di rilievo sulle origini, l'evoluzione e la conclusione della vicenda degli attentati Standa. Come ho detto prima, comunque sono due quelli sul versante catanesi principali, più significativi: Maurizio Avola e Filippo Malvagna. Le dichiarazioni più rilevanti sono state innanzitutto da Maurizio Avola, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Catania, della quale ha fatto parte fin dal 1984 e che ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria di Catania, il cui contributo è stato decisivo nel maxi processo alla mafia catanese denominata Orsa Maggiore. Di rilievo e pregnanza probatoria in questo processo sono in particolare le dichiarazioni di Avola, laddove egli ha riferito non solo della nascita dell'idea dell'attentato, degli attentati Standa, lo svolgersi di questa strategia, ma anche degli incontri tra il senatore Dell'Utri ed esponenti dell'associazione mafiosa catanese, verificatosi a seguito di questi attentati del 1990, secondo un cliché, direi, ormai collaudato da anni, come abbiamo visto essersi verificato da ultimo rispetto al 1990 con la vicenda dell'attentato di via Rovani, peraltro attentato anch'esso, secondo le risultanze acquisite, da attribuire ai catanesi. Ebbene, Avola ha innanzitutto ricostruito cosa seppe prima della loro realizzazione degli attentati. Dove dice di aver appreso di questa cosa in una riunione settimanale che aveva appreso da Ercolano e D'Agata, che sono le sue principali fonti. Aldo Ercolano, vice rappresentante della famiglia di Catania e nipote del capofamiglia Nito Santapaola, e Marcello D'Agata, consigliere della famiglia di Catania. Avola poi precisa di aver saputo soltanto in seguito qual era l'obiettivo perseguito da Cosa Nostra con quegli attentati. E diciamo che la famiglia catanese aveva cercato dei contatti con queste persone, con il Dell'Utri, Berlusconi, per inserire parte dei soldi catanesi lì sopra, voleva fare investimenti, però non riuscirono, diciamo, ad avere questo contatto. Però la famiglia catanese era sicura, diciamo, era un amico questo, quando una persona è vicina a un amico, questo chi? Chiede il pubblico ministero, Marcello Dell'Utri. Però diciamo non si riescono ad avere questi contatti e l'Ercolano decide di fare questi danneggiamenti. Il pubblico ministero chiede, aspetta un attimo, non si erano riusciti ad avere questi contatti, ma loro sono rivolti a chi per avere questi contatti? A Palermo, nelle riunioni, risponde Avola. A Palermo, cioè Cosa Nostra palermitana? Risponde Avola, sì, palermitana. Perché risultava ai catanesi che c'erano già rapporti con i palermitani? Sì, con i palermitani. Ma il punto è, come spiega Avola, che Ercolano era risentito del fatto che i palermitani non avevano interamente, come dire, condiviso con i catanesi il rapporto privilegiato che loro palermitani avevano con Marcello Dell'Utri. Infatti Avola dice, però, come mi diceva il D'Agata, avevano questa amicizia con questa persona, però non lo stavano con questa persona, fa sempre riferimento a Marcello Dell'Utri, chiede il pubblico ministero. Sì, Dell'Utri, risponde Avola. Chiede il pubblico ministero, ma i catanesi quindi qual era l'atteggiamento verso i palermitani per questa storia? Ma, dice Avola, Aldo Ercolano l'ha presa male in effetti. Cioè, dice il pubblico ministero, si lamentava Aldo Ercolano. E Avola poi precisato ancora. Ma lei sa se i palermitani vennero informati prima o dopo di questi attentati Standa? No, non sono stati informati. Lei sa che non sono stati informati prima e dopo, sa se ne hanno parlato poi catanesi e palermitani? Dopo ne hanno parlato, e l'Ercolano mandò a dire al Galea che il territorio, la provincia di Catania, appartiene a Cosa Nostra catanese e comandiamo noi altri all'epoca sul territorio di Catania e province. Perché era per la provincia, in quel periodo il rappresentante era il vice rappresentante, perché il rappresentante attuale era Salvatore Santapaolo, fratello di Nitto, eccetera. Riferisce chi erano i soggetti che tenevano i rapporti con i palermitani, e quindi Eugenio Galea, e fa riferimento poi a un certo Enzo Aiello, cassiere della famiglia mafiosa di Catania.
Avola a questo punto ha precisato il ruolo di Dell'Utri e degli incontri che Dell'Utri ebbe con Nitto Santa Paola, storico capofamiglia catanese, e con Tuccio Salvatore, capodecina della stessa famiglia mafiosa e soggetto legato a personaggi della mafia palermitana trepentati a Milano come fidanzati. Lo scopo, dice Avola, era che Catania, diciamo la cosa nostra catanese, la famiglia Santa Paola, per sentirci meglio, voleva investire dei soldi al nord nella famiglia Berlusconi e doveva essere il Dell'Utri. Benissimo, chiede il PM, ma come si arrivava a questo risultato tramite gli attentati? Avola risponde: si dovevano cercare dei contatti per fare scendere il signor Marcello Dell'Utri. Tutto qui. E questi contatti si sono realizzati, sì. Tramite quale via hanno trovato un'altra amicizia e sono scesi, diciamo, a patti. L'hanno portato a Catania. E chi si incaricò della famiglia catanese di stabilire questi contatti? Si incaricò Salvatore Tuccio. Tuccio Salvatore aveva già, se lei lo sa, conosciuto il Marcello Dell'Utri? No, non lo so. E cosa fece Tuccio Salvatore? Gli hanno, diciamo, fissato un appuntamento a Milano e lui, parlando con Dell'Utri, lo fa scendere a Catania per un incontro con la famiglia Santa Paola per fare questo investimento. Quindi Tuccio Salvatore si incontra personalmente con Marcello Dell'Utri a Milano, sì. E questo l'ha saputo da chi? Da Ercolano a casa sua. Quanto tempo dopo rispetto agli attentati, grosso modo? Nel 91. Sempre all'interno del 91, nell'ambito del 91. E lo scopo quindi era perché il dottore Dell'Utri venisse in Sicilia? Sì. Per un incontro con chi? Con Santa Paola. Con Nitto Santa Paola in persona? In persona, risponde Avola. E questo incontro dove doveva avvenire? Nel Messinese, nella zona di Barcellona, qualche casa vicino Messina, dove avevano all'epoca la famiglia Santa Paola. Perché proprio il Messinese? Perché era latitante lì lui. Lei sa se questo incontro c'è stato? Che so io? Sì. L'ha saputo da chi? Dal D'Agata. C'erano altri presenti, era presente la famiglia Santa Paola e parlavano di investimenti, soldi, tantissimi soldi, diciamo, per investirli nel nord per guadagno. Del PM, quindi soldi della famiglia per investirli al nord tramite Marcello Dell'Utri, sì. E questo era stato il frutto dell'incontro fra Dell'Utri e Santa Paola, sì. Quindi, da questa dichiarazione di Avola, emerge ancora una volta che l'interesse di Cosa Nostra a intrattenere rapporti con Dell'Utri è sempre lo stesso: servirsi di Dell'Utri come canale per agevolare il riciclaggio dei capitali mafiosi da indirizzare verso investimenti nel nord Italia, così come già negli anni 70, secondo le dichiarazioni di Carlo. E da parte sua, anche il ruolo di Dell'Utri è il medesimo, adoperarsi per agevolare la realizzazione di tali obiettivi dell'associazione mafiosa. E per farlo, nel migliore dei modi, Dell'Utri incontra mafiosi a Milano, come Tuccio Salvatore, ma anche in Sicilia, e ai massimi livelli, come Nitto Santa Paola, incontrato perfino in stato di latitanza. D'altra parte, Avola ha anche precisato che l'obiettivo strategico di Cosa Nostra catanese si inseriva nel solco di una strategia già pensata alle famiglie mafiose palermitane che esploderà a Palermo nel 92 dopo l'esito infausto per i mafiosi del maxi processo in Cassazione. Domanda del PM: senta, negli anni 90, quindi in epoca antecedente agli attentati Standa, lei risulta di una strategia di attentati, di un programma di attentati che era stato elaborato da Cosa Nostra palermitana e di cui era stata messa a conoscenza Cosa Nostra catanese? Risponde Avola: sì, negli anni 90 si dovevano colpire tutto ciò che apparteneva allo Stato per dare un segnale forte, per avere nuovi agganci politici. Questo arrivava dal Galera, dove che dice che in una riunione Corrina aveva detto di fare danneggiamenti ai traghetti, ai tralicci, tutto ciò che apparteneva allo Stato. Avola ha poi precisato in modo convincente e con dovizia di particolari i dettagli delle notizie da lui apprese sugli incontri che Dell'Utri ebbe con i vari esponenti della famiglia mafiosa catanese, collocando la progressione della vicenda nell'arco temporale 90-91. Cosa disse, chiede il PM, Tuccio Salvatore quando tornò da Milano? Avola, dopo l'incontro con Dell'Utri, parlava di grosse prospettive, di grossi investimenti, tutto era andato bene e si poteva fare. E fece riferimento a quale appuntamento bisognava fare a Messina,
si era incontrato con Dell'Utri e si doveva preparare ancora l'incontro. Poi Ercolano ha parlato con suo zio, con Santa Paola, e si è preparato questo incontro. È sceso, cioè Dell'Utri, non so la data, ma è sceso diverse volte, non una volta sola, e poi hanno fatto questo incontro nel Messinese. Benissimo, tutto questo si svolge nell'arco di quanto tempo? I vari incontri, prima gli attentati, poi Tuccio che va a Milano, poi il rientro di Tuccio e poi appuntamento con Santa Paola. Neanche un anno. Entro un anno, quindi entro il 91. Entro il 91, sì. A domanda della difesa, poi. Senta, ma lei ha saputo effettivamente se poi il dottore Dell'Utri venne in Sicilia per andare a Messina? So che è venuto diverse volte. E la sua fonte di informazione qual è? Sempre il Dagata. Sta in quella città sempre venuto il dottore Dell'Utri? A Catania, sempre a Catania, a Catania, e poi si spostava nella zona del Messinese. Risulta personalmente con chi sarebbe incontrato, l'è stato detto, risponde Avola, detto da Dagata con Nitto Santa Paola, il latitante, lì dove era il latitante Santa Paola, lo sanno già detto. Dalle dichiarazioni quindi di Avola emerge che la famiglia Cantarese era evidentemente assai soddisfatta del rapporto instauratosi da Dell'Utri, il che dimostra quindi, qualora tali dichiarazioni dovessero essere ritenute attendibili, e esamineremo però alla prossima udienza, se non altro perché il pubblico ministero comincia a essere stanco e sbaglia anche qualche parola, mi sono reso conto anche nel leggere, e si impapera ogni tanto. E quindi dicevo, emerge, se queste dichiarazioni quindi si riveleranno attendibili, come sono attendibili, che con il passare del tempo i rapporti Dell'Utri con l'organizzazione mafiosa si erano nel frattempo stabilizzati, approfonditi, estesi. Erano mutati, come dire, in qualità e in quantità. Dell'Utri si era adoperato perché anche la famiglia catanese realizzasse le proprie finalità, a dimostrazione del fatto che la condotta di agevolazione e sostegno posta in essere da Dell'Utri non era ristretta e limitata ad alcuni uomini d'onore a lui più vicini come Cinà e Mangano, o a famiglie o alle relative famiglie mafiose di riferimento del Cinà e del Mangano, ma si estendeva all'intera organizzazione mafiosa, perfino non soltanto alle famiglie della provincia di Palermo, ma perfino al di là dei confini delle famiglie mafiose della Sicilia occidentale, tanto da riguardare anche quelle della Sicilia orientale, come quella di Catania. Particolare pregnanza probatoria acquisiscono inoltre le dichiarazioni di Avola, perché rivelano la speciale gravità di queste condotte poste in essere dall'imputato Dell'Utri, che ha dimostrato di non disdegnare di mantenere rapporti con i vertici della famiglia catanese di Cosa Nostra, come il capodecina Tuccio Salvatore, e soprattutto con uno dei più pericolosi capi mafia dell'intera storia di Cosa Nostra, e cioè Nitto Santa Paola, Benedetto Santa Paola, che peraltro, secondo le dichiarazioni di Avola, Dell'Utri avrebbe incontrato durante la sua latitanza e nei luoghi in cui Santa Paola trascorreva la sua latitanza, la zona del Messinese, ove Dell'Utri si sarebbe recato di proposito. Io mi fermerei qui, Presidente, alla prossima lezione. Grazie.